Questo perché hanno vinto il campionato di serie D. Se vincessero lo scudetto, Monza, chissà cosa succede? Vai, vai. <ride> allora, apriamo la puntata tempi supplementari, numero 32. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera, buonasera. Ovviamente abbiamo dato spazio a. Era, do era doveroso, era doveroso quella con con la giornata di ieri, Paolo. Era questa, insomma, Monza, matematicamente Lega Pro, ma col presidente che dice è solo un passaggio. Allora, le dichiarazioni che fanno seguito ad una vittoria di un campionato sono sempre, secondo me. All'insegna giustamente dell'esaltazione, Beh, Bonza evidentemente ha anche la possibilità di fare, di fare passi importanti. Pare che la società sia solida economicamente. Quindi, il sogno anche di andare in Serie B, quindi di, di, di bypassare la Lega Pro, è concreto. Però io, io ci andrei cauto, insomma. Eh. Sì, perché dovrei cambiare parecchio anche della squadra. Eh, e, eh, vabbè, anche fatto... perché il passaggio dalla Lega Pro alla B non è facile. Stiamo vedendo squadre anche negli ultimi anni. Squadre che per, per passare dalla Lega Pro alla serie B è perché hanno un passato importante. Non so, il foggia della situazione, o anche il Lecce eh, stesso. Beh. Cioè, piazze che insomma sono, sono importanti. Venezia di Inzaghi è quello che ha fatto quello che con sogno il Zaghi. presidente del Monza. Serie D e Lega Pro e sì. adesso subito con dietro una società ex presidente del Bologna, sì. eh, Coppina, ma diciamo cioè. che è una cosa positiva il fatto che il Monza se ne sia Dopo andato. Il Monza è una piazza, Paolo, che può, pom, eh, oh, i giocatori vanno volentieri, le, però basta che rimetti giù anche il progetto... Uh, eh, sì. il famoso progetto, eh, sì, ok. Eh, il Monza richiama, non è, non è una società qualunque che punta a sogni. Se, li... se posso dire quello che penso io, vedendo anche queste immagini qua, mi, mi viene voglia anche di fare delle riflessioni, perché dici, il Monza ha vinto il campionato meritatamente, anzi è già da agosto che... Sapevamo che il Monza era, insieme alla Propatria, il candidato principale a vincere il campionato. Lo ha vinto, lo ha vinto con pieno merito, ha fatto eh, 77 punti, quindi potenzialmente ne potrebbe fare in totale 83. Un numero talmente, talmente fuori, fuori portata che, insomma, la vittoria è sicuramente meritata. Però io mi chiedo eh, che senso ha... Cioè, mh, mi dà l'idea di essere un campionato quasi meno matto, perché tu parti già sapendo che il primo posto è occupato. Mi mettono i panni... Non so, di una pergolettese, di un Cili Verghe. Cili Verghe ha fatto 70 punti Il secondo di classe, sì. ne potrebbe fare 76 perché ci sono ancora due partite. Io davo un'occhiata stamattina agli altri gironi, giusto per curiosità. Nel girone A, la prima ne ha 62. Ciò cioè vuol dire che il Cili Verghe avrebbe probabilmente già stravinto il campionato nel girone A, ma il Ravenna ne ha 63 nel girone D, ed è la prima della classe, 66 il Gavorrano nel girone E, 65 la Fermana. Quindi il Cili Verghe con i suoi 70 punti avrebbe vinto 6 campionati su, su, su 9, sui 9 gironi e non è perché le altre ah. sono più scarse il Cili Verga 70 punti perché ci sono per Spenso, sono belle certo, squadre cioè certo. gli altri sono più equilibrati chi... no, qua... questo è per sottolineare i meriti di un Monza che ha vinto in un campionato difficile perché riuscire a far vincere il campionato al Monza solo a tre giornate dalla fine vuol dire che dietro le inseguitrici non sono state a guardare anzi hanno dato del filo a torcere però sono contento che al Monza se ne sia andato anche perché è vero che in certi paesi avere il Monza può essere una di quelle cose che racconti ai nipoti. Cioè a scanso se a è venuto il Monza, eh, è venuto il Piacenza, ai tempi venne il como ad Arfo. Sì, sono cose che ti ricordi, però francamente. Cioè, io non lo so se, se, se vale la pena eh, giocare per il secondo posto per il secondo posto cioè, ma... io infatti a questo punto tifo per la propatria non me ne voglia nessuno ma che anche la propatria vada festa fuori della dalle malle, vada a farsi la Lega Pro avendo fatto anche un cambio di allenatore eh, proprio la settimana scorsa è arrivato Ivan Iavorcic al posto di Roberto Bonazzi io auguro alla propatria di vincere i suoi playoff non me ne vogliono a Cili che saranno gli avversari designati però insomma forse ce la togliamo dalle scatole e, e vediamo finalmente un cambio con tutte le formazioni di Serie D Grande gol di Di quello che abbiamo visto sì. per quanto riguarda Monza-Seregno che poi finisce 2-2 Questo è il due. derby, il derby della Brianza eh, sì. il secondo gol di, di questo Gasparri ovviamente profumo già di promozione però il Sereno non ha mollato adesso resta da capire se sia il Monza che ha un po' calato la soglia dell'attenzione perché questo è un gol, lo vediamo subito un gol oggettivamente non da Monza però ci sta insomma, che questa partita potesse finire in, in parità, sono contenti tutti. Il Sereno aveva già chiuso anzitempo il proprio campionato con una salvezza che non è mai stata realmente in discussione. E Lillo a un minuto oltre il novantesimo realizza il 2-2 poi nel finale insomma, sotto c'era anche il pubblico particolarmente preoccupato per questi palloni che arrivavano in area. Ma... Arriva il fischio dell'arbitro ed esplode giustamente la festa di un popolo che, che non vedeva, non aveva eh, altra voglia che non festeggiare. Serviva il pari e sì, pari è arrivato, sì. sette punti e due giornate alla fine matematica, eh, promozione in lega proprio la formazione del Monza. E, e abbiamo parlato di Cili Verghe. Pensa a quelle Ciri diranno: adesso quando ci capita di fare un anno ancora così, che sarebbe eh. primi avremmo vinto il campionato. Sì, cioè, sì, bene sì, o male, no. avremmo, avremmo vinto il campionato. Ci sì, sì. sarebbe stata davanti a Propatria. Cioè. Allora, i numeri dicono che il Cili Verga potrebbe di fatto ancora e vincere il suo campionato. Allora, ricordiamo che non c'è la forbice per i playoff. quindi il Cili incontra la Propatria, probabilmente a meno che la Virtus Bergamo non decide di suicidarsi nelle prossime due giornate, lasciando il, il quarto posto alla la, la formazione di Iavorcice. Ci sono 20 punti, anzi 19 punti di differenza tra il Cili Verga e... E la Propatria il Cilverga giocherà in casa col fattore campo a proprio favore, quindi due risultati su tre. Però nei playoff può succedere di tutto. Sì, anche perché la Propatria Pro Patria per... ieri ha vinto 4-0 a scanso, dando prova di non essersi del tutto arresa rispetto all'obiettivo minimo stagionale che è quello dei playoff. In una partita secca conta veramente poco quello che hai fatto durante l'anno, conta come stai in quel momento lì è sul che con 19 punti di differenza. Anche eh? perché sì, ma io penso Javorcic non è arrivato per fare il traghettatore per tre partite. Evidentemente con questo allenatore eh, si è messo, si è intavolato un discorso di un certo tipo. Io presumo, no? Javorcic non è un allenatore che ha un grande nome, è stato un discreto giocatore, ha giocato un paio di stagioni a Brescia, eh, ha allenato la Berretti del Brescia, la Primavera del Brescia e l'anno scorso il Mantova quindi non è che abbia una, una carrierona alle spalle però se ha accettato il progetto pro patria tre giornate dalla fine è perché probabilmente si è già fatto un discorso per il prossimo anno e la pro patria vorrà andare ai playoff e il 4 0 rifilato lo scanzo ieri è la, una prova di forza per una squadra che dieci giorni fa ne ha presi il 3 dal ledico e poi con uno scanzo ecco. che si gioca la salvezza appunto, no? con lo scanzo uno che scanzo che era in vacanza esatto, bravissimo. ecco perché credo che la pro patria da qui alla fine sarà da, da monitorare io spero che vadano, ripeto, in Lega Pro perché almeno la Serie D. Io mi auguro che sia giocata da formazione di Serie D e Ricord non da qualche nobile decadente. Ricordiamo, Paolo, poi, che eh, insomma quello che conta nei playoff. Forse qualche ripescaggio, un 2 o 3 sì, ripescaggi sì. potrebbero essere alla fine, eh, perché fra squadre che poi problemi finanziari, magari la Lega Pro la mollano eccetera. Quello che conta è il punteggio che hai avuto in classifica. Il Cili Verghe è uno di quelli, come seconda classifica, se vinci il eh! perché sì, sì, non sì, è che sì, hai sì, fatto ho, 70 e adesso esci, hai un punteggio, no? Se vinci i tuoi playoff e vai avanti, dopo quei 70 punti, certo Cili avrebbe tantissimi punti. Sì, come li sarebbe... aveva il Darfo, grazie alla semifinale Coppa, se dovessi esatto, fare i esatto. playoff e salire. Sì, ci sono delle discriminanti, dei, dei bonus in qualche modo che ti aiutano, ti agevolano, però devi raggiungere i risultati. De, per, eh, ti mettono una griglia di, 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 di ripescaggio. Sì, una sorta di griglia di merito, eh, e i punti che hai fatto sono, ti, ti, insomma, ti danno un bonus. Per, per, per migliorare la tua posizione? In questo momento ci è propatria e la Virtus Bergamo che invece andrà ad affrontare la pergolettese. Sì. Cioè, uh, pergolettese, la Virtus Bergamo è Pro Attenzione perché la Virtus Bergamo è staccata di tre punti dalla pergolettese, quindi in teoria. La Virtus Bergamo dovrebbe avere come obiettivo quello di superare la pergolettese. Io guardavo tra l'altro le partite di domenica prossima, in una, in una giornata che doveva dire um, sicuramente poco. In realtà, sono tutte partite che hanno un grandissimo, un grandissimo valore, un grandissimo significato. Veramente. Eh, per, per esempio, guardiamo l'ultima in fondo: Virtus Bergamo-Scanzo Rosciate. Doveva essere probabilmente, almeno nella mia, nella mia testa, una partita del Volemo Se bene se lo Scanzo vuole fare i punti gioca con un po' più di impegno, in realtà la Vitus Bergamo ha buoni motivi per giocare ecco la, con grandissimo impegno anche lei questa partita perché se scavalca la pergolettese avrà diritto di giocare in casa i playoff e non è ovviamente un vantaggio da poco, certo lo Scanzo con i suoi 33 punti può ancora puntare a salvarsi direttamente grazie alla, alla forbice oppure superando il draw ormai non, non, non fa più neanche un punto però dovrà andare in casa della Vitus Bergamo e giocarsi la partita e, e dopo il cappottone preso ieri dalla Propatria i presupposti non sono proprio favorevolissimi Sì sì infatti poi c'è per coltese Monza che poi sì. dipende quando arriva eh, Monza ha vinto il campionato magari rimarrà più morbido però è sempre è sempre una partita fra queste squadre che magari non accettano di andare a perdere. E c'è anche un Darfo Lecco domenica prossima. Esatto. Il Lecco che ha già compiuto un grandissimo miracolo nell'essere riuscito a non retrocedere direttamente. Per cui già domenica, a parte, credo, Cili e Grumellese, gara che non ha nulla da dire e forse anche un Serenio Pontisola, tutte le altre mettono in palio qualche cosa di importante. È ovvio che qua resta interessante... Quello che resta adesso è interessante è soprattutto la zona salvezza. Se sì, vogliamo togliere sì. l'interesse dei playoff, la posizione o meno dei play-off, è... ma la zona salvezza, visto c'è lo scanzo rocciato, ma ci sono altre squadre, soprattutto per il... chi è rientrato il draw, che avendo perso anche Alecco, insomma rientra pesantemente in questa zona salvezza. Vediamo che eh, Lelico e Virtus Bolzano stanno faticando. Una, ricordiamo, due retrocedono, una sì. potrebbe prendere la famosa forbice e poi ci sarà il gioco delle altre che vanno a scordare. Il Cavenago già non è matematicamente retrocesso, ma è praticamente la candidata a un piede e tre ecco, quarti di piede la la in, in eccellenza. Tra l'altro, eh, settimana scorsa si è dimesso... L'allenatore Solimeno si è dimesso dopo la sconfitta con lo Scanzo di, di due o tre settimane fa. È stato richiamato D'Ossena, il quale eh, ha racimolato due punti nelle ultime due partite. Ieri un punto importante con la Virtus Bergamo, però vedi che la classifica purtroppo per loro non è cambiata. C'è anche la Virtus Bolzano che ieri ha perso eh, per mano di un Cili Verghe. Tra i gol c'è anche quello di Enoch Baroua che ricordiamo tutti come fratello di, di Balotelli ma anche ex giocatore del Valle Camonica però vedi che la Vitus Bolzano potrebbe superare il Levico eh, in classifica il problema della Vitus Bolzano è la forbice, è la forbice. È la forbice con lo scanzo la forbice di 8 punti quindi se la Vitus Bolzano supera il Levico ma tra, tra lei e lo, lo scanzo ci sono 9-10 punti sarà stata un'impresa assolutamente inutile allora in questo momento sarebbe scanzo-levico perché sì, sono 8 sì. soltanto i punti soltanto e, e Ginatese lecco il derby Esattamente. Che... vabbè in questo momento il Levico sarebbe retrocesso perché ci sono 8 punti ah, 8 punti si si 8 punti o più di 8 quindi bastano già 8 punti per decretare la retrocessione diretta solo Ginatese lecco in questo sì. momento sarebbe eh, lo scontro playoff un derby vada, vada. incredibile sì sarebbe. perché il Lecco e Orginate distano credo 15-20 km sarebbe un derby incredibile, incredibile anche se io penso che queste due giornate qua in fondo fra quelle tre squadre Troscanto-Rosciante e Olginatese qualcosa possa succedere sì mm. sì penso. Anch'io perché c'è ancora, ancora qualche partita importante. Il Lecco va ad Arfo. Poi affronta in casa la pergolettese, eh, non, non sono partite, sicuramente semplici, Mentre l'olginatese, fammi dare un'occhiata qui al calendario. L'olginatese affronta la propatria domenica in casa. Anche qui la propatria eh, che ha già blindato sicuramente il suo eh, il quarto posto utile per i playoff, però potrebbe ambire magari a scavalcare addirittura, addirittura la, la, la Virtus Bergamo e poi l'ultima va a giocare a scanzo. Eh, vedi che a, a differenza magari di altri campionati questo fino all'ultimo è da, da gustare completamente. beh La gioia dei playoff e dei play-out, ma anche negli altri campionati, hanno la, la bellezza dei playoff e play-out sono questi che lasciano almeno aperte eh, le partite, ci sono interesse perché se, se togliessimo i playoff e i play-out a questo punto non so cosa giochiamo, oh. eh, praticamente giochiamo a bocce piuttosto che, che a calcio. Siamo vicini alla pubblicità, allora prima di chiamare altre immagini le vediamo dopo quando rientriamo dalla pubblicità e poi ci vedremo anche ovviamente la scomparsa confitta il Darfo con la pergolettese, Darfo che aveva voglia, perché sì, era entrato, sì, sì, si sì. parlava di playoff, insomma di possibili playoffs, se la propria patria cadeva ancora il Darfo vinceva, e invece ieri praticamente per la, il Darfo deve pensare al futuro e ne parleremo insieme a Paolo dopo di questo futuro magari possibile del Darfo. Vedremo, insomma, adesso ci fermiamo, ora pubblicitario. Stiamo parlando di Serie D, ricordiamo che la Serie D avrà una domenica in più, uno strascico in più di, di, di campionato, andrà a finire il 3 maggio, mentre le altre, praticamente, finiranno eh, il 3 maggio. 3 maggio, non sono se io o la domenica dopo mi sembra, no, è la domenica dopo La 6 o 6 maggio forse anche perché 7 le, altre, esatto, 7 7 maggio. Maggio. le altre finiscono domenica 30, l'ultimo turno di campionato per dare eccellenza. E poi il 13, sabato 13 ci sarà la finale di Coppa Italia tra il Chieri e l'Alba Longa. Eh, ecco Chieri ha eliminato il Darfo, eh, ecco l'Alba Longa ha eliminato il bisceglie quello è un po' di rammarico effettivamente perché eh, tutto rispetto per l'Alba Longa sì, però non è che giocavi vero. con Messina con Siracusa eh. Eh, nomi importanti dopo magari sono più forti l'Alba Longa però te la potevi giocare vabbè sei arrivati via già fatto bello io penso mm -hmm. anzi di già che ci siamo adesso poi andremo a vedere altre immagini Prima cosa, perché sennò poi io torno indietro, andiamo a vederci altre immagini, sì. poi ti chiederò sul Darfo, sulla stagione del Darfo, anche se abbiamo ancora un paio di lunedì eh, per commentare il eh, resoconto sul Darfo. Adesso vediamo, Felix può mandare tranquillamente le immagini delle altre partite. queste? Questo è il Cavenago Fanfulla eh. Virtus Bergamo con il Cavenago Fanfulla, che vedi sbaglia un calcio di rigore eh, parato dal portiere, che il vero miracolo lo fa sulla eh battuta eh. e non sul, sulla prima conclusione di, di Forbiti. Credo che un paio di minuti dopo ci sia il, il gol del vantaggio di Amodeo. Intanto, insomma, evidentemente, il sogno di un fanfulla a Lodi, Senza più Cavenago. È, esatto. Insomma, il Cavenago-Fanfulla è frutto di queste Beh, numerose fusioni. Ricordiamo poi. che il fanfulla è lì, grazie a Cavenago, però. Sì, appunto. <ride> cioè, cioè, che è stato il Cavenago a portare la categoria. Eh? Esatto. Fanfulla, certo, è il nome storico di questa, di questa squadra, però. Le, le vicissitudini finanziarie eh sì. che ci sono state poi nei vari, nei vari anni hanno portato eh, anche una nobile decaduta come questa a giocarsi i campionati minori. Qui lungo lancio dalle retrovie, Amodeo ovviamente queste occasioni non le, non le spreca e quando il cronometro segna il novantesimo arriva il colpo di testa vincente di questo giocatore vincente è il gol dell'1-1 che non cambia nulla per la classifica deficitaria del Cavenago-Fanfulla cambia qualcosina eh, per l'Alice sì, Bergamo è, che -Bergamo, sì. con quei due punti in più sarebbe un punto dalla pergolettese con la possibilità poi di superare gli avversari e di avere come dicevamo prima il vantaggio del fattore campo nella, nella, nella sfida playoff Ringraziamo ovviamente l'Odi Fanfulla TV sì. che ci ha fornito tutta la stagione le partite del, del Cavenago grazie alla nostra missione, ringraziamo sempre, abbiamo chiesto l'autorizzazione ci hanno concesso gentilmente le partite che bene o male facciamo vedere in Serie D eccetto il Darfo che è la società stessa che ci garantisce le immagini a partite. anche noi ovviamente chi ci chiede il Darfo possiamo girare eh, eh, tranquillamente questa invece è, è l'Ecco l'Ecco che... io non ho più aggettivi per questa... Giovane squadra di, di, proprio di ragazzi che eh, si è presa, così si è, si è fatta carico di una missione eh, difficilissima, non soltanto a livello sportivo, ma anche a livello proprio psicologico. Ragazzi che, che gol, per la giovane età, hanno usato un gol incredibile da, da, dalla lunga distanza, insomma, imprendibile per, credo per, qualunque, per qualunque portiere. Questi giovani ragazzi che hanno fatto un grande sacrificio hanno avuto l'appoggio di una piazza che eh, ovviamente non l'ha mandata a dire alla dirigenza e neanche al comune ma a questi ragazzi ha dato il pieno sostegno e lo dimostrano ad ogni partita perché quando, quando questa squadra scende in campo vedi che Rigamonti Ceppi non è gremito però c'è molta più gente di quella che c'era eh, a dicembre nell'imminenza del, 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 diciamo del, del tracollo societario diciamo Paolo comunque sono ragazzi che un valore ce l'hanno, Assolutamente un valore ce l'hanno. Una partita, magari anche se sei giovane, riesci, come ha fatto il Sardico, riesci a vincere con la seconda classifica e poi sparisci e perdi tutte fino alla fine sei molto più scarso rispetto agli altri. Mentre loro stanno dimostrando che non sono proprio così più scarso rispetto alle loro dirette concorrenti, non sto parlando di... No. perché vedi che i risultati hanno fatto parecchi risultati. Adesso io non ricordo i numeri di questo lecco quando da a quando dicembre eh? ci fu il, il, diciamo, basso, il basso, tracollo basso. totale, però... Parlare di play out sarebbe stato, era già qualcosa di, di impossibile, cioè i bookmaker l'avrebbero quotata 1 a Ma 100. Anche noi dicevamo: Beh, una che è retrocessa c'è. Allora, sfido chiunque. Bene, noi personalmente non potevamo credere in una squadra di ragazzi presi dalla Juniores eh, in condizioni assolutamente proibitive e immaginare che questi ragazzi potessero fare il miracolo. L'hanno fatto, sono stati bravissimi, segno che hanno un valore, che tecnicamente la squadra c'è e che anche la, 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 la guida tecnica è di valore, la piazza ci ha creduto e complice evidentemente anche la, le difficoltà degli avversari, di un cavenago che si è impiantato, di un e di, un bolzano, ledico, ledico di un bolzano che, che da 30 come, come sono hanno, hanno, anche il prof, hanno dimostrato le loro difficoltà a gestire una stagione calcistica con un inverno particolarmente rigido che condiziona gli allenamenti però sono stati molto bravi adesso si, si giocano questi play out passando anche da Darfo domenica prossima non dimentichiamo ricordiamo che lì si era passato a Bertolini che è arrivato poi è stato cacciato dalla vecchia dirigenza poi la dirigenza se n'è andata è arrivato un caos, Bertolini a quel punto lì totale. è riuscito lui con i giovani a portare queste Quanto sono invece... immagini di, Cisera, di Pontisola Ciserano il Pontisola in maglia bianca il minuto di questa è il 93esimo, la partita è praticamente finita però questo Romanini prende palla lasciato libero colpevolmente all'altezza del dischetto del rigore con il sinistro trova l'angolino giusto e realizza un gol inutile per il campionato del Pontisola eh, però particolarmente eh, come dire, eh, eh, sgradevole per la dirigenza del Ciserano che a fine partita ha esonerato l'allenatore Aldo Monza non, non, non gli attribuirei particolari responsabilità perché dopo 90 minuti che giochi col, col puntisolo e fai 0-0 hai, hai sbagliato anche qualche gol non lo so, probabilmente c'era dell'altro in ogni caso il Ciserano con questa sconfitta non ha ancora la matematica certezza della salvezza, forse è questo il motivo per cui la dirigente Ciserano ce l'ha ben bene o male dalla forbice sì, c'è una forza, però sai, i 37 punti, punti non sono ancora la matematica certezza, però direi che oramai insomma, i giochi sono praticamente fatti. Basta praticamente un pari la formazione, ci saranno magari è per tenere a mano qualche soldo. Due parole, <ride> lasciamele dire anche sull'ennesimo miracolo di Melosi, che ultimamente è passato eh, un eh, po' sì, in eh, secondo eh, piano, sì. però l'ha fatto passare lui già presto. Sì, il secondo bravi, piano, perché la sono stati talmente bravi a, come dire, a coprire. Le difficoltà che hanno avuto, che noi ce ne siamo quasi dimenticati, ma non ce ne dimentichiamo in questo momento qua perché la Grumellese era partita con difficoltà incredibili quest'estate. Melosi e i suoi ragazzi, eh, guidati anche dall'esperienza di, di un bergamasco che noi conosciamo che è, che è Piantoni. Sono riusciti a fare un altro miracolo sportivo, a salvare questa squadra non per il rotto della cuffia, ma a salvarla direi agevolmente con un paio di due o tre giornate d'anticipo, facendo anche delle buone prestazioni. Pensiamo a Darfo: il Darfo con la Grumellese veramente ha rimediato due sonore sconfitte. E quindi, con i suoi 42 punti attuali, la Grumellese veramente si congeda dal, dal, diciamo, dal, dalle preoccupazioni del campionato con grandissimo merito e orgoglio. È una delle grandi sorprese, se vogliamo, di questo. Il campionato poi arriveremo a tirarle somme, magari faremo sì. passare un po' eh, squadra per squadra perché ci sono ancora due, eh, due settimane a vedere chi sono state positive, vedere quali sono le classifiche. Adesso qua arriviamo invece alla partita che arrivava al Darfo bene, sereno, tranquillo, che stava bene fisicamente, sì, affrontava Pergolettese, non veniva da un periodo facilissimo, eh l'ultima partita, partita avevano anche pareggiato diciamo anche un po tra le polemiche una partita dominata ma che non era finita nel migliore dei modi partita bellissima lasciamelo dire tra due squadre in ottima salute qui Panatti da metà campo prova a sorprendere il portiere ed è stato il biglietto da visita di una gara eh, che la pergolettese, in cui la pergolettese ha dimostrato di, di, di essere veramente valorosissima. Questo è il gol dell'1-0, una bellissima rete di questo numero 11, che ha spezzato quella che inizialmente sembrava. Una domenica favorevole al Darfo. Abbiamo visto l'occasione di Panatti, ma anche a livello di gioco, soprattutto sfruttando la fascia sinistra con Zanardini, i Nero Verdi si erano presentati in area in diverse occasioni, hanno avuto qualche opportunità. Poi è venuta fuori la classe immensa per la categoria di questo giocatore, questo Dimas Goncalves, che magari i più attenti ricorderanno come giocatore del Chievo, Verona in Serie A alcuni anni fa. Un giocatore magari apparentemente un po' appesantito dagli dei pandori anni. pandori del Chievo, lei, eh? Pandori che mangiava sì, eh, probabilmente mangiava tanto Pandoro, però io vi posso garantire che non ho mai visto in difficoltà Paolo Guarnieri quest'anno. Ieri l'ho visto in difficoltà a dover gestire la fisicità di questo giocatore. Che nonostante pesi probabilmente 90 kg, anche di più, eh, correva, non ha mai smesso di correre, quindi non dava neanche grossi punti di riferimento a livello fisico. Eh, come fai a fare battaglia con uno che pesa probabilmente 20-25 kg più di te e questa cosa qui Guarnieri e anche Bacaio Colla hanno un po' sofferta però sarebbe anche ingeneroso dire che la pergolettese ha vinto perché ha questi, questo giocatore forte là davanti è un, proprio un collettivo che si è difeso benissimo difendevano in 11, correvano tutti e, però onore anche al Darfo devo dire perché anche il Darfo ha fatto la sua bella partita di solito quando perdi è perché hai dei demeriti questa volta perdi perché l'avversario ha dimostrato di avere delle qualità stiamo vedendo un delle, delle occasioni no, una, una partita veramente molto bella vedete che questo Dimas non perde l'occasione per, per far vedere di avere veramente dei grandi, dei grandi numeri a sua disposizione, D'Alfoca ha giocato ancora con eh, alcune sorprese, adesso non lo so. Sottomani da sì, davanti, confermato eh, dal primo minuto. Floriani, il classe 99 su cui il mister sta puntando, e questa è la rete del 2-0. Partenza in sospetto, forse il più che sospetto, fuori gioco di Dimas, il quale poi scarta il portiere e va a prendersi in meritati applausi. Sotto la, la tribuna gremita di tifosi eh, giallo-blu. Senza andare a insultare i tifosi del Darfur. No, no, non occorre insultare, <ride> insultare nessuno, ma un, un bravo giocatore non ha bisogno di, di, queste, di queste pagliacciate. Va a festeggiare con i suoi e pergolettese, che insomma sì, magari probabilmente si ritrova, speriamo anche per loro che si ritrovi proprio nel momento importante per loro, perché sappiamo, abbiamo, stiamo parlando di nomi, pergolettese golettese proprio Atria, squadra che. Non dico che la e la Virtus Berg non interessa. E domenica c'è pergolettese Monza, tanto esatto. per gradire. Insomma. E poi la Pergolettese andrà sicuramente a farsi play, i play-off. Credo che la vittoria in eccellenza del Crema eh, sì. e il fatto che siano in Serie D magari aprirà degli scenari interessanti. Io credo che la Pergolettese eh, non so quanta voglia abbiano di andare o quante possibilità abbiano di andare in Lega Pro. Naturalmente glielo auguro. Però prossimo anno, se così non fosse un bel derby a crema, la, 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 la vedo veramente molto calda la piazza cremata. Svoltini di crema, adesso andiamo a sentirci l'intervista sì. del Prato, una delle ultime interviste di questa stagione per eh, Mister Del Prato dopo la sconfitta del percolettese. Sì, credo, credo che sia stata veramente una bella partita giocata da tutte e due le squadre per vincerla, con buone giocate, con buona intensità. Noi non siamo stati fortunati negli episodi perché abbiamo avuto la possibilità di andare anche in vantaggio tra quattro situazioni importanti, anche se con il secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, poi verso la fine siamo, siamo calati un po' di intensità, è diventato difficile, però insomma i ragazzi gli ho fatto i complimenti perché sinceramente volevo questa gara, ma, insomma mi hanno contato. Ecco, 2-0 l'andata, 2-0 il ritorno, ma davvero tutto un altro Darfo. Sì, quello sì, insomma siamo, siamo migliorati parecchio rispetto all'andata, ma eh, basta, basta guardare la classifica, quello che i ragazzi hanno fatto in queste 15 partite, ce ne mancano ancora due. Ho detto prima che ci mancano due partite vogliamo cercare di ottenere il massimo perché secondo me i ragazzi ce lo meritano perché si lavorano sempre con grande entusiasmo e questa sconfitta non deve toglierci niente. Ecco mister, eh, adesso arriva, domenica prossima in casa arriva un lecco, la disperata ricerca di punti, eh, però è un Darfo insomma che nonostante a questo punto sia fuori da tutto non, non, non fa sconti a nessuno. No, l'abbiamo dimostrato anche nelle partite precedenti. Insomma, siamo andati ad affrontare squadre che si giocavano molto, che si giocavano al campionato. Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo, siamo riusciti a, a, a vincere diverse partite. Oggi c'era la speranza di vincere perché volevamo insomma, avere la, la possibilità di arrivare all'ultima, di giocarcela con la propate Non ci siamo riusciti, però, io l'avevo già detto in settimana ai, ai giocatori che è quello che, che abbiamo fatto l'abbiamo fatto e anche bene questo era la ciliegina sulla torta però insomma purtroppo non ci siamo riusciti ma siamo contenti così beh io la ciliegina sulla torta avrei visto la Coppa a questo punto del campionato sì, io sono contento no, e soddisfatto del però campionato però il mister giustamente elogia i suoi ragazzi e deve essere contento sì, di sì, campionato perché era partito con infatti qualche infatti noi quando ne parleremo magari tipo. lo faremo la settimana prossima che andremo un po' nel merito a commentare su questo Darfo penso che cercheremo di avere anche magari qualcuno del Darfo prima in queste ultime due puntate da sentire insomma, tu magari la dirigenza per capire eh, é Come è andato il campionato, come è andata la Coppa che possiamo E dire anche positive. per capire cosa sarà di cosa ma Soprattutto cosa sarà il giro. È, è, è la domanda da un milione di dollari eh, che sì, si fanno tutti ovvio. adesso. Sì, in, in questo, questo momento c'era qualche nome di imprenditore esatto. che tu mi facevi, però in, in questo è prematuro. Certo, se non ci fossero stati guai giudiziari del presidente, probabilmente il futuro sarebbe già scritto in casa d'Arfo che il presidente voleva, era molto sì, ambizioso. Sì. Poi magari resta ancora anche il presidente, ci cioè mancherebbe, è quello che bisogna capire. Poi in valle c'è Breno Valle ancora lì da capire, insomma, giochi già abbastanza fatti, ma bisogna vedere come. Adesso, noi abbiamo grazie a Milanesi, Antonio Milanesi, e abbiamo anche l'intervista a Curti, allenatore della formazione della Pergolettese. Che invece beh, uno dei suoi obiettivi l'ha centrato. Parliamo con Paolo Curti della bella vittoria del Pergo. Paolo, oserei dire il solito Pergo con il risultato diverso oggi? Sì, diciamo che continua un trend che, 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 che ci vede giocare bene da un po', da questo periodo stiamo bene, eh? pur avendo molte assenze così chi va dentro riesce sempre a far bene la partita, a differenza della scorsa non ci inventiamo di farci buttare fuori con due espulsioni, con partita in mano e tutto quanto, oggi grande attenzione e tutto e alla fine è, è recuperiamo quello che avevamo lasciato in giro. La, la questione fondamentale del pergo, oggi un pergo attento ha concesso forse una palla gol importante e basta per il resto una squadra molto attenta che non ha concesso nulla. Sì mi è piaciuta nelle due fasi sotto tutti gli aspetti eh, nel primo tempo sapeva soffrire abbassarsi e, e quando invece entrava in possesso palla e la ripartenza ma anche il fraseggio così ha portato a, ad essere pericoloso e fare gol per cui eh, non c'è niente da dire, sono stati bravi e anche chi è entrato ha dato una grossa mano e ha completato diciamo, il lavoro dei primi 11. Eh, oggi tra l'altro i risultati favorevoli per il terzo posto per il secondo Civergano ancora una volta vinto nel, nel finale come sempre, eh, quindi anche la classifica è un po' più salda adesso. Ma sì, i playoff eh, sono definiti, la vincente che, che conoscevamo la, lo ha stabilito matematicamente, complimenti al Monza e adesso sono, sono queste le posizioni, eh, di una posizione poi in verità fra noi e, e la Virtus Bergamo cercheremo di, di avere questo doppio risultato mantenendo il terzo posto. Adesso quello che fa particolarmente piacere è che oggi c'erano tantissimi assenti eh, anche fra i titolari, soprattutto fra i titolari nonostante questo, una buona squadra, questo si fa, buon, si fa ben sperare in vista del postcampionato. Ma sì, ma noi dall'inizio dell'anno che dico che sono, sono in tanti, bravi e che abbiamo, abbiamo, non, non mi spaventa mai l'assenza, più che altro magari è nell'andare a, a, a muovere la partita se hai bisogno. Oggi eravamo eh, con un centrocampista solo Boschetti, che non ho fatto partire perché poteva anche essere difensore, eh, era l'unico da tenere lì per eh, agire su due fronti. Eh, ecco, solo quello per quanto riguarda l'andare in campo così, ero ecco, certo che c'era una squadra che avrebbe dato una buona risposta e, e lo ha fatto. Questo è Curti allenatore pregolettese, pregolettese Monza domenica, avremo le immagini sicuramente di questa partita che è comunque un concerto facile, io non penso che il Monza andrà tranquillamente a fare la passeggiata, c'è questa rivalità. Se la giocherà la dovrà, dovrà, dovrà vincere la partita. Se dovrà vincere la Pergola Tese perché altrimenti la Virtus Bergamo ti può arrivare, eh certo. ti può arrivare sotto. veramente. C'è anche Paolo, un draw Virtus Bolzano che te lo raccomando. Ecco. Molto interessante. Ne parliamo lunedì prossimo con Paolo perché poi andremo a commentare questa classifica eh, del campionato alla fine. Però ci sono ancora due giornate da andare a esaminare per quanto riguarda, soprattutto come abbiamo detto, una posizione playoff, ma per quanto riguarda la salvezza. Grazie, Paolo. puntamento Grazie a voi. A lunedì prossimo, ancora con punto lì all'interno di. Interno di Tempi supplementari, noi adesso ci fermiamo breve pubblicitario e poi quando rientriamo ancora un'altra volta tantissime le immagini al di là del campionato, tanta prima categoria promozione, ma avremo anche le immagini esterne sulle partite esterne di Coppa sia del Rovetta che del Bienno che ricordiamo sono in finale, si giocheranno la finale l'accesso alla categoria superiore. Torniamo in diretta con tempi supplementari, torniamo in diretta adesso per parlare dall'eccellenza alla seconda, terza categoria ormai, sono commenti veloci, noi diciamo seconda e terza ma eh, col tempo abbiamo tante immagini, per fortuna abbiamo tante immagini, tante interviste, grazie anche a chi le fa, alle società che eh, collaborano con noi con la eh, trasmissione, riusciamo ad avere tanti eh, contributi da portare, però arriviamo a dire la nostra anche sulla seconda e la terza, soprattutto sulla seconda grazie a Rovetta che è arrivato in finale, come ho detto prima. Prima andiamo a salutare gli ospiti. Eh, come al solito, Stefano Savotelli, ciao, Stefano Vosso Pianista, e ciao, Andrea Bortolotti, direttore generale della Vertovese. Grazie, giusto, direttore generale, perché, grazie perché sai che io le cariche. Sì, sì, non un <ride> le cariche. Non un po le cariche ormai per me il direttore generale di essere è il gruppo dirigenziale. Sono tutte formalità. Sono tutti gruppi dirigenziali, <ride> secondo me, tutte persone che oggi poi non si è più in tanti come era una volta, oggi ci resta. già bello essere in tre o quattro che riescono a gestire. Un <ride> sì. bene o forse un male, Andrea? Ma no, secondo me meno sei meglio. <ride> A questo punto... <ride> Io almeno le mie esperienze eh, sono sempre state quelle. Meno sei e hai più direzione, sei più concreto. 10 essere in 2-3 decide magari le stesse idee quando sei in 10 poi insomma 10 teste è difficile che abbiano 10 idee uguali infatti. e dunque sì un po allora con, con Andrea andremo a parlare non solo della Vertovese ma anche eccellenza ovvio sulla, anche soprattutto sulla Vertovese che ieri è stata bloccata in a casa abbiamo detto delle immagini questa sera l'eccellenza per quanto riguarda avremo eh, niente nel girone B andremo a commentare un po' eh, la classifica con Bino Candino che abbandona praticamente eh, i, i sogni eh, playoff finisce praticamente quasi il suo campionato sarà domenica in casa con Crema ma il suo campionato il suo obiettivo è, è, è finito. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, girone eh, C, ricordiamo invece l'immagine immagini del ha perso la Bellizziolese, aveva una piccola speranza eh, per agganciare i playoff. L'ha persa ieri la Valcamonica eh, sconfitta la Berizzolese, Andiamo a vedere un po' così eh, classifica anche qua. Invece in promozione, le due partite da vedere: quella della Vertovese che ha pareggiato in casa con la Gavarnea 0-0, e quella della Braunghese che è stata sconfitta per 2-1 in quel di Casazza e ha riaperto i giochi playoff. Non per quanto riguarda la Vertovese perché lei è comoda lì al secondo posto e eh, dunque aspetterà una settimana prima di tornare in campo, 99,9 su 100, e poi ne parleremo con eh, Gian Andrea, ma per quanto riguarda la pralunghese che facilmente dovrà affrontare la squadra che ieri l'ha battuta sul campo diverso, giocherà in casa, a Fattore, insomma ne parleremo fra poco. E prima categoria, le immagini che andremo a vedere sono tre le partite, Bienno-Baradello, eh, la sconfitta netta del Baradello contro il Bienno, Baradello comunque abbiamo visto una formazione molto diversa dalla squadra eh, eh, titolare, se giocava col Bienno, però attenzione perché Bienno adesso è a due punti dal Baradello. E il Baladero poteva vincendo ieri superare il Montorfano. Eh, avremo le immagini le interviste anche di Chiuno eh, Biancamuno e anche eh, dell'altra partita del Cellero. Che... Sembrava salvo, grandi punti nelle ultime partite, ma non è salvo la formazione del Sello col Cenate. La vittoria ieri, probabilmente dovrà fare un punto, anche se c'è il fatto che lo scontro, eh, diretto, i vantaggi dello scontro diretto: bisogna capire se arrivano soltanto due, se vale lo scontro diretto o c'è cioè, eh, lo spareggio. Le immagini di Locate e Bienno col Bienno che va in finale: si giocherà a Trezzo, ma confermato Paolo: si giocherà a Trezzo contro il Cantù il 3 maggio, mentre Loretta. 4 maggio a Trezzano Rosa, Milano. E noi dovremmo avere come televisione per il lunedì successivo le immagini di tutte e due le finali, sperando che sia una festa per tutte e due le squadre, perché vuol dire vincere la coppa, Gian Andrea vince la coppa, comunque sia di prima, sia di seconda categoria, certo. al di là dell'accesso al campionato sì, superiore. No, è sempre, sempre un, una cosa piacevole eh, per sì. la società che ha lavorato tutto l'anno. Eh, ti trovi a dover fare una finale e, e te la giochi per vincere, è sempre una cosa che metti e per una società fa sempre piacere. È sempre un trofeo in bacheca che è difficile comunque da raggiungere, che poi tutti eh. partono un po' così. Tu ricordi sempre che per vincere eh, tutti è facile, la squadra, le occasioni. E, e poi il calcio ha questa cosa bella che ti propone sempre qualche sorpresa. E infatti lo mette pieno, non penso che siano partite pensando che a maggio ma, sarebbero giocati ma la finale Sicuramente, magari il Bienno è una buona squadra, magari ha avuto qualche problema all'inizio, io ogni tanto guardo, eh, però anche loro magari hanno salvato Mari di più il campionato trovandosi a fare una finale importante. Esatto, una finale importante che ricordiamo che seconda e prima categoria, lo diciamo, lo confermiamo, la promozione categoria. ti dà dei punteggi, porta sì. play ai playoff, alle finali playoff, non te lo garantisce, ma ti dà una grossa mano per salire mm. in categoria. In eccellenza, no? e mentre in prima categoria e in seconda categoria hai direttamente il salto è la cosa più bella da vincere ancora meglio il campionato certo. perché hai la coppa da mettere in bacheca e il campionato se hai proprio... magari sbagliato qualcosina per vari motivi ti hai, hai un'occasione un dove tu puoi poi il pubblico, eh, hai delle grandi occasioni, adesso, vabbè, è ovvio, adesso si gioca sul campo neutro. Seguiremo con le immagini sicuramente queste finali. Eh, abbiamo detto: eh, il grosso tifo sia per il Rovetta che eh, per il Bienno e poi vedremo gli altri eh, scenari. Partiamo magari dall'Eccellenza, perché poi torniamo a parlarci di questo. Eh. Eccellenza, Girone B: questi sono i risultati di eh, ieri. Crema Caprino 1-2, Luciano Manara, Bino Gardino 1-0, con rigore fallito da Franchini. Che poteva tenere aperto qualcosina, Bapello Bonate, Cesanese 1-3, Nibionno, Villa del Mello 1-1, Vabbè, Rodense, 4-0, eccetera, eccetera. Risultati poi gli altri che praticamente inguaiano la Trevigliese. Se vogliamo, questa Trevigliese che eh, si giocava la lotta eh, salvezza diretta, invece, nelle ultime giornate non riesce più a segnare, trova il Palagino. Le altre squadre hanno cominciato a fare i punti anche a sorpresa e la Trevigliese adesso è inguaiata praticamente in eh, zona eh, play off Per Abino Gandino finisce qua praticamente il campionato perché attualmente sarebbe in posizione a play-off, ma la Forbice è tantissima rispetto alla Casatese Rogoredo che ha fatto con 61 punti un secondo posto in classifica, eh, che avrà qualche rammarico, diranno perché se trovato questo crema avanti. Secondo che... me non hanno rammarichi, perché secondo me hanno un ottimo Di squadra. aver trovato il crema davanti, ma lo sapevi, ma il crema era a due o tre anni che puntava a fare questo risultato. Quest'anno ha sistemato magari in corsa ancora qualcosa. Penso che il Casate e il Rogoredo è un'ottima squadra. Mi rammarichi, penso che abbia fatto un campionato da vincente eh, alla fine perché tu ti trovi davanti una eh sì. squadra che, se tu analizzi tutta, tutta la squadra nome per nome e cambi l'allenatore, vai a prendere Porrini: non è che vai a prendere uno così sì. per caso. Perciò la piazza sapete anche voi che è importante. Penso che il Casatura lo vorrebbe. Hai detto bene: due o tre anni che, bene o male, falliva sì. eh, l'appuntamento. Il Crema partiva sempre con grosso interesse e grosso. Eh, Voglia di salire di, di, di categoria. Quest'anno la, la, la centrata, la formazione la Crema, questo salto di categoria. È come un po', dicevamo prima con Paolo, in serie di eh, Cili Verghe: il ramarico che c'è ste, ste Monza davanti alla partenza del campionato. Dicevi 99 su 100 giocano ma, ma tu, io dico sempre una cosa: almeno adesso magari faccio un po' di meno. però eh, quando una società inizia un campionato, fa la squadra naturalmente ti trovi nel tuo girone certe, certe squadre con certe piazze devi pensare molto bene che se vale la pena, se va pena di andare a combattere oppure devi cercare di gestire la situazione questo secondo me devi stare molto attento a guardare queste cose anche perché l'aspetto economico magari vuoi fare dei sacrifici perché non devi essere presuntuoso devi essere hai la presunzione giusta però ti trovi davanti il Monza, sai quello che vogliono fare. Secondo me. Cerco di, di preparare l'organico per l'anno sì, dopo. Se puoi fare un campionato bene. importante, guardi a quello che puoi costruire e poi. Senza svenarsi con magari l'ultimo so. acquisto che ti fa spendere le ultime risorse. penso che... proprio di no. Poi magari l'anno dopo sei in difficoltà, perché qua. O oh, magari anno... la propatria ecco, forse magari la squadra che ha il blasone di più delle altre, però penso che il Monza era attrezzato giusto per. Era era pronto già per fare questo tipo di salto. E eh, eh, L'ha confermato in tutta la stagione. Albino Galdino, Gian Andrea, possiamo dire che è un campionato sicuramente positivo, neopromosso. Ma penso, è un di cui... Sì, ma al di là del neopromosso, che a me tutte le storie neopromosse è una cosa un po' così. Albino Galdino ha fatto degli inserimenti importanti. Eh, ormai ha un allenatore che la categoria la conosce, la sta conosce, l'ambiente, lavora in un determinato modo. Io li ho visti due volte quest'anno, è un'ottima squadra ha un ottimo dinamismo e poi lì davanti ragazzi miei Adanti, cioè, è non è che hanno messo dentro hanno preso con Falonieri che ha avuto qualche problemino e hanno preso il ragazzo della Carobio. Virtus Bergamo che è un giocatore che fa la differenza e fa la regola però l'Ambito Gandino ha fatto un campionato e infatti, ot la conferma, ot ottimo super la ottimo lo conferma dai nei numeri che è davanti ma bene che le squadre di Roby la dice se ne pensate così davanti non hanno problemi a trovare gol è un po' dietro che siccome è una squadra votata all'attacco. Ma è anche normale, poi hanno messo Vigani e hanno cercato di sistemare le cose, però diciamo che è un, anche un buon equilibrio. Poi sai, quando tu vuoi sempre tentare di giocare, vuoi andare a fare, a fare qualcosa, ti piace far giocare la squadra bene, però penso che il campionato al Mino Gandino non abbia... Secondo te, visto che tanto per farsi sì. un po' di amici va bene, ma te non, sempre... sì, sì, ma non è un problema. <ride> cosa manca al Vino Gandino per fare l'anno prossimo il salto? Perché io penso che Gotti e anche lo stesso Bogazzi, siano, siano. si nascondono dietro, ma la voglia, diti, la voglia per dirti cosa manca, bisogna sapere cosa vogliono fare, no? La non voglia non so. di fare qualcosa in più, cioè di, al di almeno centrare i playoff. Da, da ma, so, ma secondo me, loro eh, l'organico che hanno non ha bisogno chissà di che cosa. Esatto, quello che dicevo io basterebbe forse. Forse, ma non. Mari, non so Franchini come sta, perché a loro è mancato, sì, sì. comincia ad essere un 83, non lo so. Io penso sempre che per puntare a fare certi risultati devi avere degli attaccanti importanti. Non è che negli che... altri ruoli non devi averli, però sono abbastanza coperti dappertutto. Maga però non, non vedo avere degli attaccanti, magari Franchini non mi dà più quelle garanzie, esatto. magari sto raccontando una cazzata. Sì, eh. perché, perché... perché ormai 8-10 partite di garanzie per problemi anche fisici. Esatto, eh, però è la hanno la lì sua... con Falonieri, Amburlini, hanno, hanno questo ragazzo. Se vuoi fare qualcosa, naturalmente devi guardare e trovare la chicca giusta nel reparto giusto. Hai un po' di. Di innesti, secondo me potrebbero fare benissimo. E io sono convinto che insomma non lasceranno nulla al caso la formazione Abino Gandino, che ricordiamo, campionato molto positivo, no, Stefano, della squadra. Sì, come ha detto giustamente Gian Andrea, il campionato è estremamente positivo. Ma è la sconfitta ieri, o meno che sono partiti per salvarsi e hanno lottato <coughs> per, per i playoff fino alla, alla penultima giornata. Quindi è sicuramente un campionato ottimo. Per, per, come diceva Giuseppe, giustamente lui, sono d'accordo anch'io con due o tre innesti, assolutamente. Sei super competitivo. Ma secondo me, anche solo confermando questo gruppo con un anno di esperienza, non pagando più lo scotto, che ha pagato eh, nel giorno d'andata di inesperienza. Secondo me potrà già essere competitiva così, con due o tre inesti, secondo me è davvero lotti per il vertice. Cosa potrà cambiare, cioè Andrea, a proposito, perché adesso mh, trascuriamo, non abbiamo parlato tanto, visto che abbiamo voi dirigenti, il, cam il cambio della regola tra i giovani si alzerà di un anno? Ma eh, guarda... Ehm... Le regole che sono... Sono eccellenza po'... promozione che la sentiranno forse di più questo? Sì, mh, vabbè, devi, devi sempre avere... Eh, io parlo uh, di noi vertovese, sicuramente avrete a trovare degli 89 che ti potranno... 99. 99. e 99... Eh, cioè le regole qua vi fanno diventare matto. Eh, allora, allora, la cosa principale è trovare dei ragazzi, anche se non sono dei fenomeni, che ascoltano e hanno voglia di migliorare. Noi avevamo un 99 quest'anno, dove ci credevamo perché secondo noi era bravo, secondo il mister aveva lavorato bene, stava facendo bene, a un certo punto ha deciso di stare a casa perché non gli era dato spazio. E noi l'avevamo fatto in funzione di che cosa? Cioè, parlando anche con Lucio, si era fatto questo discorso perché aveva debuttato in Coppa Italia, aveva fatto qualche 20 minuti, arrivi a un certo punto dove questi ragazzi... Eh... Non so, non so, cosa vogliono fare, non hai mai giocato a nessuna parte, vieni e vuoi lavora oltretutto, secondo me, questo ragazzo era interessante. Adesso vedo che non sta giocando tanto neanche nelle riunioni nazionali dove è andato. Perciò mi dispiace, mi dispiace perché, secondo me, aveva fisico, qualità tecniche, mancava quell'esperienza necessaria per poter giocare a calcio. Che quest'anno potevi farlo con qualche apparizione. Poi l'anno prossimo potevi no, diventare. anche perché giocatore... l'anno prossimo era eh, un giocatore eh, eh. che, almeno per la regola, Doveva giocare? 99 su 100, avrebbe Questo giocato quasi tutte partite. Quest'anno doveva essere già proprio sopra gli altri perché la regola 98 eh, per fare il titolare già da 99, mentre l'anno prossimo sarebbe stato 90 su 100, sarebbe stato... Sì, anche... un giovane in meno sicuramente qualcosina ti alza la qualità, eh? perché secondo me le squadre che vogliono organizzarsi un attimino... Che poi tu prendi un 96, oggi eh, eh. pe sono penalizzati 96-95 perché, perché, perché quelli che sono tuoi, se sono bravi, li fai giocare o li tieni in rosa. E hai un, perché dopo vai... è sempre un discorso poi che alla fine la gente, i costi, i costi di una società sono tanti. Cioè avere un ragazzo del 96 che ha certe qualità e così, oggi devi diventare un titolare, diventare un, in un organico. Perciò penso che la qualità dovrebbe alzarsi, anche se i 99 faranno fatica naturalmente, perché saranno pochi chi ha il 99 pronto per giocare. Però sono convinto che se i ragazzi si mettono a disposizione, lavorano in un buon gruppo, secondo me non c'è bisogno di avere il fenomeno, c'è bisogno di avere quello che, perché io vado a vedere la Juniores Nazionale, ci sono tanti ragazzi che secondo me hanno le possibilità, però bisogna vedere, perché poi dietro al ragazzo ci sta il genitore. Dici, che genitore... A 18-19 anni magari il genitore pretende o pensa, e invece non è così, perché purtroppo il percorso devi farlo. Ci sta il genitore, ci sta la società dove, dove mai vai, vai in prestito, dove vai a giocare, tante, tante cose ci stanno che deve essere la cosa giusta anche perché ne dibattevo per altre cose e poi commentiamo velocemente anche il girone B di eccellenza così perché tanto quello che conta noi la promozione, prima categoria è l'importante questa sera, le ultime eh, due giornate perché lì abbiamo ancora eh, delle cose da andare a vedere mentre in eccellenza i giochi praticamente sono eh, quasi tutti fatti per quanto riguarda le nostre formazioni. Quello che dicevamo è eh, che altre volte vai a vedere gli Universe nazionali, dicevi Gian Andrea. Quello che mi sembra di aver visto quest'anno è che adesso questi ragazzi sono molto, tecnicamente sono molto formati, giocano più la palla, sono più bravi a giocare la palla, se andiamo a vedere quelli a Virtusberg, eccetera. No, beh, hanno fatto un percorso sicuramente eh, che la Vertovese non può avere, che certe società non possono avere, hanno un percorso, adesso arriva lì e bisogna vedere anche per loro. Io ho sempre detto ai ragazzi, eh, chi conosco, sì, quando tu hai fatto un anno di juniore. Devi andare, devi fare, devi provare per capire se devi andare a giocare in seconda categoria oppure la tua categoria sarà la promozione d'eccellenza oppure la serie D. Perché purtroppo ci sono le categorie e ci sono le difficoltà. Però se tu pensi, io ripeto sempre le stesse cose, se tu pensi perché fai la regola, vado a giocare e intanto faccio la regola. Basta ah, se non è ho finito, morto. È finita. Questo è un po' il discorso, la pazienza... E la voglia di poter migliorare. Però il, ehm, il calcio cambia, secondo me. Da uscire dalla juniors nazionali. Io non sto parlando di juniors normali, sto parlando di juniors nazionali, dove, secondo me, a livello di Virtus Bergamo, cioè, che è molto certo, certo. alto, dove onestamente bisogna dire: si insegna a calcio, si insegna a giocare certo. a calcio. Dove arriva una prima squadra di eccellenza di promozione, dove conta tanto il risultato, Certo, devi fare i tre punti dove conta tantissimo il risultato, cambia, e magari cambia... e magari l'1-2. Eh, no, ma, ma cambia il rapporto proprio con i giocatori. Tu hai giocatori di 30 anni che hanno ancora voglia, che hanno ancora... E lì devi, devi lottare, fai gli allenamenti. Tu vai a avere qualche allenamento di qualche squadra che vuol fare, che ha certi tipi di allenatore, gli ti ribalta. Cioè, il, il ragazzino deve, deve... Noi stiamo portando giù qualche 2.000, qualche 2.000, uno che abbia lì, per completare un po'. Però, eh, li ho visti eh, nel loro campionato, è cambiato qualcosa. Cioè, se uno viene, ha la pazienza, certo. Se vuoi raccogliere tutto, è subito. È dura. Noi ci fermiamo. Prego, Pulcitario. Quando rientriamo velocemente, uno spazio alla, al girone C di Eccellenza con le immagini in benedizione di Valle Camonica, poi subito andremo al cambiato di promozione. Pulcitario. Entriamo velocemente, la grafica eh, delle, dei risultati del girone C di Eccellenza. Eh, poi avremo le immagini di Perizzoles e vale La sconfitta per 1-0 del Val Camonica contro Perizzoles che si gioca in playoff. Si gioca al secondo posto in classifica. Addirittura Calvino Golverno-Lese 3-1. Castellana, Sarnico 3-0, ma ormai Sarnico ha mollato. Eh, Ghisalbese Bese anzi è retrocesso, non ha mollato. Ghisalbese Bese cassegnato 0-2. Orciana Drense torna la vittoria L'Orciana per 1-0. L'Orsa 0 che si fa raggiungere da Brusa Porto al 94esimo. Rezzato Ubarno ma aveva ormai rezzato la festa è completata, romanese e montichiari 2 1, qua interessante, l'unica cosa che interessa, al di là dei playoff che ci sono, perché Orceana, Benito romanese e Vovarno attualmente si giocano i play-off e la zona Salvezza, dove la Castellana, eh, in questo momento Castellana Montichiari e poi ci sarebbe Orsa e Ghisalbese che si giocano a Salvezza, sono squadre come Castellana e probabilmente l'Orsa che non pensavano di essere lì. Gianandre. Pensavano di fare tutto un altro campionato. Ho passato... saranno eh, i giovani però. Sì, se ti trovi lì comunque vuol dire che durante l'anno eh, sapevi anche che potevi essere lì, eh, perché secondo me... Sono non sempre hanno, state lì tutto l'anno. Non, non hanno sono un mai organico, quel... non hanno le squadre che sono lì, penso che il Sarnico aveva fatto la scelta ai giovani, la Ghisalbese penso che è la squadra della promozione sì. dell'anno scorso meno male sapeva che doveva fare quel percorso lì perciò mi dispiace per il Brusa Porto che oggi è fuori dai playoff se non sbaglio sì loro eh mancano sì. una giornata può rientrare ancora la formazione del Brusa Porto, però oggi è fuori con Orciana, Berizzolese, eh, Romanese se andavano già le cose fatte invece si trova però dopo le altre squadre vedi anche io ogni tanto so che parlate del Valcamonica però Valka Valcamonica se tu guardi i giocatori, hanno perso un giocatore, secondo me è molto importante per un gruppo. Perché tante volte le Queste squadre, sono le immagini, le squadre eh, perdono un giocatore, cioè, però hanno perso un giocatore. Però dipende chi perdi, in che ruolo. E che ruolo soprattutto per il Valcamonica? Monica sì. circa il gruppo perché non era una persona da gruppo sì, questo però magari perché un giocatore però era è... troppo importante troppo. esatto? allora Berta ha fatto bene all'inizio loro sono andati, secondo me, oltre quelle, le loro aspettative. Cioè, io penso che il campionato che penso che il Valcamonica Monica possa fare, eh. no, loro erano convinti, comunque almeno i playoff di farli. Eh. Infatti, sono sì. un po' delusi al di là sì. poi adesso la fusione o meno, ci può stare, vale meno. ci può stare, però. Penso che poi, sai, in Eccellenza anche i playoff bisogna sempre stare un po' attenti. Dopo qualcuno deve farli perché sono lunghi. Se tu vuoi arrivare in finale, sì, sono sì, sempre sì, lunghi. Sì. Perciò, io penso che bene o male la classifica. È più, è più il blasone di, di arrivarci dentro per alcune squadre e dire sì, ho fatto i playoff, come a dire è un sì. trofeo che mi porto dietro. Dopo, Cavenagola l'anno scorso è venuto su alla fine, grazie ai playoff. È riuscito eh, a venire certo, in serie se lì, tu, però è andato, eh. andato a prendere le posizioni giuste e tu fai i playoff. Sai che è un percorso importante, perciò, quando arrivi a fare i playoffs devi essere organizzato per poterli fare. Ma è giusto che sia così, eh? però, certe squadre tante volte, magari, fanno un campionato e si trovano lì e devono andare a giocarsi ancora la partita, magari, e sono già in vacanza poi sul Valle Stefano eh, non è che possiamo dire molte cose perché ormai adesso il futuro del Valle è scritto ma quello lo sappiamo c'è la famosa fusione col Breno col, diventerà, adesso vedremo il nome Breno-Valle, Valle-Breno, quello che sarà eh, con un paio di dirigenti che fanno sempre in orbita d'arfo invece eh, l'ex presidente anzi il presidente Beppe del Vecchio dovrebbe essere vicepresidente a Breno e vedremo cosa, cosa ci sarà pare dalle voci, pare che sia Luca Sana confermato allenatore eh, dalle voci pare che forse solo Brandini dovrebbe restare della formazione a Breno, e non so quanti ne restano. Insomma, bisogna capire: e questo dovrebbe essere il dirigente del Valle a parlarne. Secondo me, fra una o due settimane si saprà meglio. Su sì. questo ormai. Sì, promesso che chiaramente il fatto di sapere che poi quest'estate ci sarà una fusione che di fatto il Valle Camonica non esisterà più, ha probabilmente tolto anche un po' di stimoli al, al finale di stagione. Sicuramente si sta già pensando al futuro e anche i giocatori stessi, eh, non, non conoscendo cosa accadrà dopo l'estate, probabilmente hanno, hanno anche meno ambizione. Infatti, ieri hanno giocato con una squadra un po' diversa, più giovani messi in campo perché giustamente. Giustamente. All'anno prossimo, volo diverso se qualche giovane di questi possono valere l'eccellenza. ambiziosa come pare. Esatto. Per quanto riguarda l'organico conta l'obiettivo. Se cioè, come hai appena detto tu, eh, l'obiettivo sarà di fare un campionato ambizioso, è evidente che il Breno che ha fatto metà classifica in promozione difficilmente potrà fornire giocatori interessanti eh, alla squadra futura, probabilmente eh, nemmeno, uno. Eh, lo nemmeno stesso, uno. Lo stesso Vale Camonica che ha fatto comunque un campionato di metà classifica per poter ambire al vertice necessita di 3-4 innesti importanti ripeto, questo però chiaramente eh, dipenderà da, dalle ambizioni della nostra società e quindi poi di lì si prenderanno anche le decisioni su come muoversi sul mercato e anche sull'allenatore Sicuramente questo ne parleremo anche perché ne sfrutteremo un po' il del calcio camuno che sarà i primi di maggio insomma, ne sarà proprio all'interno della settimana dove noi lunedì dopo andremo in onda, faremo interviste grazie a questo gala eh, di Marco Caratinis Sarà con noi eh, Marco magari eh, il, il lunedì dopo o meno e parleremo eh, di qualcosa che verrà fuori sul futuro delle società. Io adesso passerei invece al campionato di promozione perché promozione è prima categoria, abbiamo tante immagini, abbiamo tanto da parlare. Abbiamo già Andrea Mortolotti da interrogare eh, sulla Vertovese che insomma... Adesso. Diamo a verci i risultati. Questi sono Casata-Pralunghese 2-1, Covo-Dalmine 4-2, Pontranica 0 0-0, Fiorente colognolo 1-3, Palazzolo-Brembate 2-3, San Paolo d'Ara con Forza Costanza 1-2, Sezzanese-Pontirolo 1-0, Vertovese-Cavarnese 0-0. La Sezzanese, partiamo da lì. Complimenti alla Sezzanese. Ma la sorpresa ha vinto il campionato. Ci mancherebbe, è sempre stata avanti. È penso che abbia fatto. Un... Adesso non mi ricordo più quante gare, ha perso solo con la Vertovese. Esatto. Cioè, A parte le prime quattro giornate di andata Più che, più che meritato eh, Loro hanno questo settore giovanile importante Hanno indovinato determinate cose Sono stati bravissimi Perché poi quando fai Possono arrivare 65 punti Perciò non è che ci sono scuse O perché una Certo magari dietro Chi magari voleva fare il salto subito E eh, ha avuto le difficoltà Ma questo è il calcio eh però sono stati bravissimi. Perciò questo faccio, che volevo domandarci: l'hanno a... vinto più loro o l'hanno perso più? Magari Vertovese e Lunghese il, il primo posto. Ma guarda, eh, quando arrivi primo, l'hai vinto tu. Questo sicuramente. La Pradalunghese aveva dichiarato di volerlo vincere a tutti i costi. Il presidente della Vertovese ha detto: Noi vogliamo stare lì. Certo, quando sei lì è l'ambizione di poterlo fare quando abbiamo vinto a Stezzano. È normale che siamo andati sempre in campo per vincere. Eh, probabilmente non siamo riusciti a fare quel salto nel momento giusto, però abbiamo fatto 56 punti e ci giochiamo quello che dobbiamo giocarci. Anche perché poi tutti parlano, parlano, ma devi andare in eccellenza dopo. E allora ecco, e sono qua. tante le cose, io sono abituato... Queste sono le immagini di ieri. Essendo stato nelle società a dover fare un po' i conti, io dico sempre che poi devi andare in eccellenza, anche se magari con la squadra che abbiamo eh, l'importante sono i giovani, perché forse magari a noi quest'anno è mancato un po', ma non perché purtroppo abbiamo avuto degli infortuni su dei giovani importanti che noi puntavamo, e per un punto altro, perché i giovani secondo me fanno la differenza. Eh, ho quattro su, quattro sì. giovani, eh, se tu indovini quelli... Hai già, e dopo devi avere naturalmente la squadra che ti sostiene. Eh. Soprattutto in eccellenza e soprattutto anche in promozione con obiettivi importanti sì, è Il campionato giovani... nostro, io penso che le prime 4-5 squadre del nostro campionato se fanno l'eccellenza, secondo me se la possono giocare non vanno a sfigurare. Però ripeto, l'eccellenza è sempre un gradino in più. Devi io stare vedo, molto io vedo attento. Che, vedo, vedo che la Pradonchese e Vertovese, almeno forse perché le conosco più da vicino, perché vediamo le, le formazioni tutte le domeniche, hanno, avrebbero meno problemi in eccellenza, cioè di inserimenti, dovrebbero cambiare qualcosa sicuramente perché, come abbiamo detto, i giovani, ma anche magari qualche vecchio, uno da eccellenza che sì. ti possa fare, mentre la Stazzionese la vedo un po' più in difficoltà. Per me deve cambiare tanto o rischia di fare la figura di mm, un'altra? No, ma secondo, anese. secondo me, secondo me la Stazionese deve, deve andare avanti così. Cioè sarebbe, cioè, allora, sicuramente andrà avanti così, perché se no valorizzeranno ancora di più qualche giovane, ma non ha mai fatto la politica di dover salire e poi mettere chissà che cosa. Loro andranno su così, valuteranno bene, certo, è un po' più difficile, sicuramente, però non penso che loro faranno delle pazzie. Sì, sì, beh, anche perché eh, insomma, potrebbe essere sul falso rigo della Gisabresa di, mm. di quest'anno e se riescono a giocarsi dai play-out. Però vedi, hanno una squadra giovane, lo sanno, è, è diverso, loro è, vanno con quello che hanno e secondo me devono andare avanti così. Certo, poi durante il campionato quando perdi 2, 3, 4, 5 partite, e beh, invece magari stiamo parlando di una cosa che magari non succede. Amore, Però sicuramente è ecco. un organico che in eccellenza potrebbe far fatica. Vertovese Gavarnese, ieri lo 0-0 è dato meglio la Gavarnese del mondo. Vada, non ho visto la partita perché era vedere una partita di eccellenza. E... Però mi hanno detto che la Gavarnese ha fatto un'ottima un gara, sono venuti per fare il punto. Magari dopo sai, senti che vincono di là e così ai noi qualcosa abbiamo fatto, però magari non era lì. Sai. Sì, perché cambiava con le due vittorie della Vertovese nelle ultime due giornate. Cambiava più per la palanguese che per la vertovese. Sì, sì, no. Perché infatti, voleva dire la forbice. Esatto, e, si giocava si una giocato... partita secca. Esatto. E... Mentre così la vertovese dice tanto lei il primo turno di playoff non lo sì, fa. No, no non è non, allora non si dice mai tanto perché sicuramente le situazioni mari per fare il risultato ci sono state, magari non come altre gare, però, però diciamo che conoscendo il mio mister penso che lui non. Non pensa, se arriva, se, se arriva in campo e tenta di mettere la formazione migliore per poter fare risultato, sì, ma poi, questo penso che sia normale. Poi, secondo te, Andrea, il mister non pensa anche a dire: beh, io nei playoff ci sono adesso, mancano una o due giornate piuttosto che perdere uno di infortuni, un giocatore importante, piuttosto che, che eh, tirarli un attimino, un po'. Ma no, ma quello secondo me vedi eh, anche in allenamento, anche domenica, vai sempre a 200.000 all'ora, fai determinate cose. Certo, adesso che hai raggiunto l'obiettivo, hai garantito il secondo posto e così, magari non lo so, si farà male qualche prova, si giocherà male qualcuno. Che... Però si farà sempre una squadra per andare a fare risultato, questo è sicuro. Con forza costanza, che invece, domenica c'è la forza costanza che si gioca invece. La forza costanza a quel punto qua, ha due punti dalla Gavarnese, sì, se non sbaglio. 33-35. Però ci sono le forbici. Le forbici. Eh, la Gavarnese, infatti, attualmente la Gavarnese la vediamo in zona playoff. Ma è, è salva grazie alla Forbice, infatti, eh sì. sul palazzolo ha, ha la Forbice, la Forza Costanza. Sì, però, per, se la Forza Costanza supera la Gavarnese, la Gavarnese sarà salva. l'ha anche sul Pontirolo in questo momento. La Gavarnese e la Forbice perché è 6 a più 8. Esatto. Insomma, dunque, la Gavarnese domenica. Eh, eh, Dov'è il risultato che può condannare la, la Gavarnese che perda e vinca la Forza Costanza? Però no, la Gavarnese domenica gioca in casa con la colognese che ha mollato completamente. Sì, penso. che sì. arriverà. Alla... C'è ancora, ancora quel piccolo io però penso che i giochi. Insomma, sarà forza Costanza fanno. Pontilolo, probabilmente. Se addirittura forza Costanza, anzi, la forza Costanza di batte la Vertovese, Pontilolo non vinca, mette la forbice anche lui. I giochi si chiudono del tutto praticamente. Perché attualmente sono cinque. Se succede questo risultato, eh, è ovvio che arriverà, secondo me, una Vertovese per me. Ormai già Andrea mi smentisce, una vertuese un po' diversa da quella che poi vedremo nei playoff, eh. proverà su qualche giovane, se si, si risparmierà qualche. Sicuramente andremo a fare la nostra gara senza nessun problema. E poi, come abbiamo fatto anche con la Gavarnese, eh, si è tentato di fare la gara piena, però logicamente adesso potremmo anche pensare un po' di più a quello che dobbiamo fare. Intervista a fine partita, vediamo chi hanno raggiunto Mismetti e Velotti, una sorpresa anche per me perché ha detto non, non fate intervista a Gianandrea che l'abbiamo in studio perché no, sarebbe come mordersi la coda. Sopra. Andiamo a sentire le interviste. Con Lucio Stacchetti, direttore sportivo di questa Vertovese, oggi era l'ultima partita in casa, poi si giocherà l'ultima partita del campionato in trasferta, un pareggio contro questa Gavarnese, non è cambiato molto per quanto riguarda diciamo, la vittoria del campionato visto che c'è stata la vittoria della Stezzanese che si è aggiudicata da questo campionato, voi comunque siete lì al secondo posto del campionato in ottima posizione per i playoff. Sì, sì, noi abbiamo consolidato il secondo posto che è sicuro al 100%. La Stezzanese ha vinto, ha vinto il campionato. Ci prepareremo adesso per, le, per i, i playoff. Sappiamo che il Casazza ha battuto il Pradalunga. Loro dovranno fare la prima, prima gara play-off. Noi aspetteremo la vincente di questa partita qua. Vediamo oggi un 0-0. Cioè, tutto sommato loro avevano Avevano per forza di cose dovevano fare il, il, il punto per star fuori dalla zona, zona play-out sono stati bravi a, a difenderci noi insomma, abbiamo fatto qualcosina, abbiamo creato qualcosina però cioè, tutto sommato è giusto così è stata una partita diciamo, scarsa di emozioni giocata con molta attenzione soprattutto dalla difesa da questa gavanese che era messa bene in campo voi non avete trovato degli spazi utili sì, 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 loro sono stati, sono stati lì, giocavano sulle, sulle ripartenze, non so se si sono mai mossi 4 o 5 giocatori dalla difesa e noi abbiamo trovato pochi spazi. Magari abbiamo, abbiamo fatto qualche, qualche errore di, 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 di troppo, però ci sta anche. Diciamo. Ecco, per quanto riguarda adesso il campionato, domenica prossima giocate l'ultima partita così in trasferta, ma sicuramente la mente è già rivolta a questi playoff che potrebbero essere molto importanti per la Vertovese. Sì, sicuramente c'è ancora una partita da onorare il, il, il campionato. Sappiamo che andiamo a trovare una squadra che deve fare per forza di cose dei punti, dei punti per, per cercare di evitare i playout. Noi ci presenteremo alla meglio, sicuramente lotteremo come abbiamo lottato oggi anche con la, con la, con la Gavarnese poi vediamo, ci prepareremo sicuramente per i playoff per però sai, dopo 30 partite eh, le motivazioni vengono, vengono da, da, da sole, perciò Vediamo, vediamo, noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, penso di aver fatto il nostro staff e la, la, la società un ottimo, un ottimo campionato perché arrivando secondi, purtroppo c'è stata la Stezzanese, però arrivando secondi eh, se ricordiamo che siamo partiti 15 mesi fa dall'ultimo dall posto in, in promozione, magari eravamo in prima categoria, penso che abbiamo fatto un bel, un bel percorso, la, 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 la società. Contenta di quello che abbiamo fatto, almeno così mi dicono. Vediamo, vediamo. Adesso vediamo. Ci sono questi playoff qui. Noi vorremmo onorarli nel miglior modo possibile, anche perché i ragazzi lo meritano veramente. Beh, non solo perché i ragazzi lo meritano, ma anche perché i playoff sono, sono abbastanza importanti. Salutiamo gli amici della radio eh, che sentiamo, esatto, si fanno sentire, ma soprattutto si sentiranno in eh, radio. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità parleremo ancora un po' di Vertovese quando rientriamo partita fra Casazza e Praungese andare a vedere con le interviste e poi abbiamo ancora due blocchi anche la prima categoria le coppe insomma ancora tanto da parlare ci fermiamo sì. restiamo al campionato di promozione prima di passare a Casazza e o meglio alla Praungese perché tra per ci si giocherà pralonghese e Casazza in campo inverso per quanto riguarda lo scontro playoff ancora sulla Vertovese abbiamo visto Stacchetti ha detto sono passati 15 mesi. Eravamo arrivati, eravamo all'ultimo posto, è arrivato Stacchetti a Stolfi il preparatore atletico, lo staff che è arrivato a Alberto Veso con Gian Andrea Bortolotti. che era passato da DS essa direttore generale. Questi 15 la ha fatto il suo, eh, ha preso, sì, sì. Dei, preso degli ottimi giocatori, Poi, ecco che sono, i giocatori, ripeto, ripeto, sono no, i giocatori importanti. Ripeto sempre: ripeto sempre: la società esiste, eh, noi eravamo in una situazione in difficoltà per tanti motivi, che è inutile stare qua. e Abbiamo scelto Astolfi e Stacchetti per vari motivi perché non si poteva fare altro. Non è che siamo andati in giro a cercare 100.000 allenatori. Sapevamo che ci servivano determinate cose, o pensavamo, perché non è che eravamo sicuri di salvarci. Perché avevi otto punti, abbiamo preso giocatori, d'accordo con loro che poteva darci una mano per poter ottenere quel, quel risultato lì. <ride> Durante il percorso ci cioè, si è fatto male l'unico giocatore importante che avevamo, importante che era, importante che era che face, perché che faceva era la regola. regola eh. Perciò abbiamo faticato, però era un gruppo che, secondo il nostro punto di vista, se Procopio ci stava, noi facevamo i playoff. Sì, eh. sì. Cioè, perché abbiamo fatto, mi sembra, 21 punti. Perciò è funzionato tutto alla lettera. Il giocatore, la società ha messo a disposizione. Eh, i, giocatori, I giocatori sono stati messi a disposizione dell'allenatore, l'allenatore ha fatto quello che lui è capace di fare, ha dato motivazioni importanti, ha fatto giocare bene la squadra, perciò lì c'è stata tanta cosa... Scelta importante, andare a bassare sicuramente, però eravamo, eravamo in una situazione che tutte queste scelte potevano anche... Eh, però la squadra, di, di fatti su quella squadra, si è andato a lavorare. Si è andato a lavorare, eh. lavorare. quest'anno è arrivato questo secondo posto da Gian Andrea lo vede come adesso ci sono i playoff. È ovvio che i playoff, eh, eh, come ha fatto Rabino Gandino l'anno scorso, che è arrivato ai playoff, si anche, poteva essere anche la favorita a vincere il campionato, però è salito, bon, il suo l'ha fatto. Sì, dopo tu calcola il campionato l'anno scorso, quest'anno a 48 punti, rischi di non fare i playoff l'anno scorso. La Bino Gandino ha fatto 47 punti e la, e la Drense mi sembra 57. Perché la Drense è la partita a lei... era partita da 10. Perciò quest'anno è molto più equilibrato. Però la Drense aveva fatto degli innesti a dicembre importanti. Però poi, poi vedi anche i playoff come sono andati. Nessuno è arrivato in fondo. Eh, la finale, l'Abbino Gandino... Però c'erano delle forbici importanti per poter salire. Perciò eh, questi poi... Sono le cose importanti che fai i playoff che arrivi alla finale? Eh. È ovvio che giocare, almeno nel tuo turno, a giocare i playoff in casa, perché poi dai turni successivi si andrà a giocare andata e sì, ritorno sì, sì, probabilmente, sì. anzi mm. sicuramente, ma in questo, nel tuo campionato si gioca in casa Vertovese-Paragonghese. Poi è vero, Vertovese-Paragonghese potrebbe essere certo. anche Vertovese-Casazza, eh? sì, sì, no, perché a questo punto può succedere veramente tutto perché Casazza... Io ho sempre detto una squadra attenzione a questo casazza perché è partito male, ma come organico... Ha eh, giocatori di qualità, eh, come organico... cioè, è che ha un ottimo allenatore, ha giocatori eh. di qualità, perciò eh, ti giochi una partita così diretta. Eh, secondo me la differenza la può fare un po' il campo. Esatto, la può fare il campo. La cioè, fare... Questa è la mia, mia opinione, vedendo il campo che naturalmente ti dà, eh, non ti dà gli spazi importanti per far certe giocate. E lì ci sono giocatori che possono risolverti la partita in qualsiasi momento fare anche il vantaggio magari del pareggio ma su questo ho detto è la Vertovese che secondo me vedendo e poi può cambiare tutto certo. l'andamento del campionato che la Vertovese magari ha avuto qualche difficoltà magari ha perso il campionato non l'ha vinto per qualche pareggio infine di certo, troppo certo. magari eh, però perdere la Vertovese è dura farla perdere vabbè diciamo che la squadra sta bene e nei playoff no ma di fatti noi anche, anche a livello stiamo bene e affrontiamo i playoff abbiamo il vantaggio dei, però eh, I play-off è vero tutto, il vantaggio è importante, ma devi star bene. Devi star bene perché una partita secca, devi star bene. Mari sul doppio scontro sono tante cose, poi adesso devi gestire bene, arrivare lì al momento giusto. Playoff, la partita secca, secondo me, per quello che parla ungherese, è una tripla. Non hai, ci sono troppi giocatori da una parte e dall'altra. Una punizione di, di Bellina, oppure i regonesi, o un, hanno un attaccante, secondo me, forse Bentoglio, il più forte della più categoria, forte. e dall'altra parte ci sono giocatori che magari non prendono palla e poi ti fanno gol, perché i giocatori ci sono, e secondo me è un bel playoff. Poi lo chiedo a lui di questo playoff, perché ieri l'ha vista, l'ha anticipato questo playoff, eh, Stefano, la Vertovese, i playoff li fa con, con quale obiettivo? No, Insomma arriviamo io. lì, Andrea, siamo L'anno no, certo. prossimo, ma sì, non sì, sì. Cioè. Hai, hai già anticipato qualcosa, attenzione, perché poi ci vai in eccellenza. Certo. Ci vai in però eh, la categoria è pronta. A noi, casa. noi sicuramente giochiamo per, far, per vincere, questo è scontato. Poi se andiamo in eccellenza ci si vediamo, vediamo. Lo staff è ancora bene o male. Sì, qualcosa, eh, qualcosa sappiamo che dobbiamo fare, però non siamo proprio così sprovveduti. No, a me ci mancherebbe, anzi, no, penso sì. che eh, insomma per la promozione c'è Andrea Bortolotti, direttore generale, Stacchetti, direttore sportivo, Astolfi, allenatore. Insomma, però ecco promozione. la cosa che noi sicuramente stiamo guardando, sia per uno cattivo che per l'altro, sono i giovani. E' perché quello che è molto noi... importante, perché Bertola sta crescendo adesso. Sì, ci, ci noi partito... abbiamo anche a livello di settore giovanile, però, questo è il quarto anno. Eh, è da abbiamo ehm. dietro un gruppo 2003-2004, però, mi insegni che fare il settore giovanile. Se lo vuoi fare bene, ci vogliono dieci anni. Con la speranza che poi uno non smetta, che la fidanzata non la faccia andare a fare <ride> l'allenamento, tutte queste cose. Però ci vuole tempo. In quel momento qua noi dobbiamo guardarci in giro e trovare dei giovani, non dico i più bravi, però dei giovani che accettano determinate cose. Quello è penso che il nostro obiettivo primario sia quello. Lasciamo dire perché ogni volta che li passo davanti. Un campionato l'avete vinto, è, so, il campo, è il campo più bello. Ma io. quello è, la, è una delle più belle <ride> soddisfazioni. È spettacolare il campo. Cioè... Perché ho delle persone che veramente sono bravissime. Poi io sono un po' maniaco, ti dico la verità: a me piace vedere il campo bello. E anche quest'anno siamo riusciti, perché anche domenica mi hanno detto che era bellissimo. Bellissimo, anche a passare di si vede, perché tanti oggi, rispetto a una volta, cioè tu sì, si calcio si. lo conosci da, una volta si giocava, era uno in erba e tutti gli altri in sabbia certo, o sì, se non peggio, mentre oggi sono tantissimi in erba se non in sintetico, però c'è erba e erba, perché vedendoli da fuori sembrano belli, poi va sul campo, quello di Vertova il pallone... No, viaggia. no, ti dico veramente se tu entri in quel momento qua è veramente bello, poi ho delle persone che... Dopo me rompe un po' anche le scatole, però li provoco anche, però sono bravissimi. Tengono il campo in un modo, guarda, ti dico… È ovvio che è importante che non e puoi E poi c'è stata la fortuna, vedi, è nevicato, non l'abbiamo usato. E le due o tre gare le abbiamo Casnigo, fatte a Casnigo, eh. perciò anche lì bene o male il campo ha riposato. E siamo stati fortunati, non ci sono stati delle… perché il posto non è… Tante volte mi meraviglio anch'io che il campo sia così bello, perché il posto non è uno dei migliori. Esatto. Delle grosse gelate non ci sono state, però, però ti dico è veramente bello. Guarda. io sono andato a vedere. Mi ricordo eh, la Coppa Italia del, della Romanese e mi chiedevo come si può giocare su un campo così in Eccellenza. dico una cosa. Ma ce ne sono anche a Pian Borno, stesso, stesso, stesso campo. Io non lo so perché qualcuno mi dice, però ci vuole. Ma secondo me è una questione anche di cultura, come in tutte le cose, perché tu. Eh, tenerlo così l'erba devi tagliarla eh, se fai l'eccellenza non penso che hai problema di sistemazione del campo se no, sì, e penso eh. che sia una, una presentazione, il campo deve essere tenuto bene sì, anche, eh. oggi anche in prima categoria campo, eh. non è solo una questione estetica non è solo una questione estetica il campo ti condiziona anche, anche nel gioco perché se il campo non è, non è ottimale e è, è pieno di buche Ovviamente non puoi giocare a palla terra e ti condiziona inevitabilmente anche il risultato. Anche perché il vantaggio di, di oggi, da qualche anno, è che tutti hanno i secondi campi per fare allenamento, dunque non è che dici io oh, ho solo quello campo, come sarebbe un po' suo avienno sì. che devono usare solo che quello. Dopo adesso eh. tanti adottano il discorso del sintetico che probabilmente nelle nostre valli, io non sono un amante del sintetico, però a livello di comodità sì, c'è la soluzione la migliore. Dur durante la settimana sì, la domenica a vedere la partita sul campo sì, di Vertova poi, poi certo mantenere un campo in erba come quello di Vertova è un bel, un bel, bel impegno, impegno. impegno. Casazza-Praunghese, immagini perché partiamo da Casazza-Praunghese per arrivare a Praunghese-Casazza partiamo da Casazza-Praunghese, queste sono le immagini è arrivato il 2-1 Stefano, la sua te perché hai visto la partita? Sì, diciamo Ho che lo, spa il... lo spartito tattico del mezzo dal primo minuto al novantesimo quello col quel Casazza che ovviamente aveva l'ambizione di, di vincere per tentare di rientrare solo risultato per di rientrare nel playoff perché era meno 10 dalla Vertovese quindi, quindi era fuori doveva vincere appunto sperando che la Vertovese non, non lo facesse eh, per, poter, per poter entrare di fatto eh, ha spinto con, eh, con continuità creando tanto ma sprecando, sprecando altrettanto la Prada Longhese è passata in vantaggio raggiunta nel secondo tempo sembrava ormai poter tenere e poi all'ultimo all minuto di fatto in pieno recupero un'ingegnuità di Borlini su un cross dalla destra ha trattenuto l'avversario Tirando la terra, Rosso calcio di rigore, Bellina ha segnato il gol, il gol partita. Eh, Borlini, infatti, ho visto ieri, vedevo un po' la partita sul canale, 88 ieri sera. A questa una è per la prima occasione di Piro poi ne va due bentoglio altrettanto clamorose. Borlini, che tutto sommato. Che stagione ha fatto questo giocatore? Si era rilanciato dopo... Sì, 50. no, devo dire, Borlini secondo me ha fatto un'ottima stagione perché in mezzo al campo insieme a Tanferna e, e Cerea ha sicuramente dato un contributo importante, soprattutto in fase di non possesso. Eh, ieri si è fatto male Verga, ha dovuto sostituirlo e di fatto Borlini ha fatto il centrale difensivo. Eh, complessivamente ha retto bene, però chiaro, il ruolo non era, non, non era il suo. Fai sempre un po' più fatica perché devi comunque sempre adattarti mentre questo è il vantaggio di sala. E alla fine, purtroppo, ha commesso, commesso questa ingenuità. Poi, eh, su sull'ultimo episodio, non, in, non penso insider ruolo perché era un cross ed era un duello aereo. però sicuramente il fatto di giocare 70 minuti eh, dietro non è facile per uno che è un centrocampista a tutti gli effetti. Sembra facile per noi dirlo, ma poi magari non è vero niente di quello che succede. Da, da alcune giornate, la prima che se va in vantaggio, poi nel secondo tempo viene rimontata, viene sì. L'avevo detto più volte, anche nelle scorse, scorse puntate, che il limite della squadra in questo momento è quello. Nel secondo tempo cala sempre, non so se sia più una questione fisica o una questione mentale. Ma che è uguale? Ieri devo dire, meno, meno rispetto alle, alle giornate precedenti, questo è il pareggio di Colleoni, devo dire come, come appunto ho detto la partita è stata mono, dal punto di vista tattico è stata monotematica dall'inizio al dall novantesimo. Eh, chiaro è che nel secondo tempo, eh, seppur in maniera meno accentuata rispetto alle scorse giornate, la pronuncia è calata, eh, l'ultima mezz'ora pur tenendo non riusciva più a ripartire, anche se ripeto, eh, se non fosse capito l'episodio di, 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 di Borlini ovviamente il pareggio l'avrebbe portato a casa e il pareggio avrebbe oltre alla, garantito oltre al terzo posto probabilmente avuto anche garantirgli l'accesso diretto alla finale senza passare dalla Semi nei playoff. Qui abbiamo visto una, una bella, sicuramente una bella parata, grande punizione di grande, Bellina. Grande parata, sì. sì. Poi eh, fatto come ha detto, come ha detto come un po', cenato già Andrea prima, poi nei play-off C'hai Bellina, c'hai sì, Regonesi che, che quando calciano su punizione... Il Casazza eh, di fatto ha, ha una spina dorsale che prende in mano il gioco, Regonesi dietro, Bellina in mezzo, Bentoglio che taglia davanti. Eh, raramente il, il gioco si sposta da questi binari Regonesi imposta quando Bellina si muove è libero di muoversi su tutto non, metto questo è il, il calcio di rigore è, è l'espulsione di Bolini. è libero di muoversi non solo sul fronte offensivo, ma spesso a rete anche sulle difensori va lui, decide lui dove, dove, dove andare a ricevere palla e davanti Bentoglio che con la fisicità che ha, con i movimenti che sa fare perché anche tatticamente è un, è un attaccante molto intelligente ti mette in difficoltà Sicuramente è una squadra che sulla partita secca è molto difficile da affrontare, perché questi tre giocatori sono capaci di trovarti anche la giocata determinante. Detto questo, non voglio sminuire gli altri, perché anche i giovani, anche il, lo, il resto dell'organico è di assoluto livello. Quest'anno il Casata, se scusiamo le 5-6 partite iniziali, ha fatto un campionato da vertice. Sì, stiamo vedendo che questo è stato un po' un regalo, eh. Sì, sì, come ho detto che lì, Borlini. Insomma, poteva, far meglio, insomma, poteva far meglio, poteva evitare di fare quel caso. assolutamente. Poi sentiremo la Siamo detto al molto... novantesimo e siamo al fatto che probabilmente non ti saresti giocato i playoff. L'ha detto Casazza. molto chiaramente anche, anche Sgo. Poi lo sentiremo nell'intervista. Poi, magari la Pravonghese vuole prepararsi bene, giocare in casa con Casazza per prepararsi con l'avvertimento e non star fermo una settimana. Andiamo a sentire l'intervista. Non, non penso proprio, <ride> però, col rischio di restare fuori. Andiamo a sentire l'intervista a fine partita. Partiamo a Sgo. Sgro sembrava il Pareggio ormai addirittura d'arrivo, è arrivato il gol di Bellina, una sconfitta che vi tiene ancora aperta la corsa al terzo posto. Ma sì, noi dobbiamo, dobbiamo giocarcela domenica dopo domenica e domenica abbiamo l'ultima partita. E niente, il nostro obiettivo, come dico dal, dal primo giorno che sono arrivato, sono i playoff. Oggi sinceramente non abbiamo fatto una grande partita perché forse mentalmente loro, loro mentalmente erano, erano più in palla, allottavano di più, noi forse abbiamo mollato un pochino e all'ultimo peccato per, per il rigore, ingenuità, adesso espulsione di Borlini, l'ennesima e... certe volte mh, non, non ragionano, non si ragiona certe volte. Nel primo tempo avete sofferto un po' di più, soprattutto sui tagli profondi di Bentoglio, nella ripresa la squadra aveva preso, preso le misure, concedeva meno. Poi appunto l'episodio determinante in pieno recupero. Peccato perché avevamo tirato fino all'ultimo e il rigore adesso penso che c'era, visto che, che Borlini l'ho dovuto adattare perché, perché Verga si è, si è fatto male, però niente, ecco, vittoria meritata, ah, ci, hanno messo, ci hanno messo più cuore. Domenica, ultima del campionato, arriverà la Stezzanese. Vi serve ancora un punto per ottenere la matematica a del terzo posto e quindi dei playoff? Eh, noi dobbiamo, dobbiamo fare la nostra partita oggi ha vinto la Stezzanese, ha vinto il campionato. Quindi, quindi penso che loro giocheranno col, con la testa e euforia, beh, Noi dobbiamo fare un punto e poi ci giocheremo gli ultimi playoff. Beh, ovvio, ormai se non passo praticamente da questi playoff, perché la Stezzanese arriverà. Là... Eh, Ci tranquillo. manca solo la matematica. Se Zanesi arriva col campionato in tasca, e verrà, non dico fare una gita, però sicuramente va meno stimoli di quelle che ha la palla lunghese, che deve conquistare il terzo posto. Che tre settimane fa, Gianandrea dicevamo che questa poteva essere la partita che magari poteva far vincere il campionato, l'Averto Mese o la palla lunghese. Ah, C'erano tutti i presupposti, eh? naturalmente poi noi dovevamo fare il nostro. però secondo me è giusto che abbia vinto. La stezzanese perché l'ha meritato, dai, non puoi stare qua a dire sì, sì, questi qua codice. fanno eh, se vincono a Prada Lunga fa 65 punti. Cosa vuoi? Cambianica mi frega sempre quando parla perché è tremendo parlare con Cambianica. Cambianica. Quanta voglia ha di fare i playoff? Cambianica con sua Casata, se questo l'organico, penso che voleva fare i playoff. Penso... Penso di sì, dai, l'Organico è una squadra che poteva stare sempre lì tra i primi. Perché lui poi fa finta sempre di tirarsi indietro, un buon presidente, a dire nove, sì. però sotto sotto... Ma tu sai meglio... Allora, se nel calcio uno dovesse venire qua e dire le verità, cioè, <ride> se, succede... Io tante volte dico, va bene così, perché se dici la verità su tutto, eh, litighi con tutti. Si fa parte del gioco. Perciò o, ognuno di noi ha il suo modo era stata a ci dire a noi qualcosa sì, no, eh? ma, è, ma è giusto, se la trasmissione è questa è giusto che voi facciate queste cose poi ognuno in casa propria però penso che i playoff quando ci arrivi in promozione uno che fa i playoff sarebbe stupido dire che li fa così, li per però fare. Io devi fare perché hai la possibilità di poter salire di categoria. Basta questo ti trovi lì, hai un organico importante, è giusto che, che tenti di perché fare. Perché è questo. un organico importante? È una cosa capita su cambiare che ovviamente lo conosco bene, conosco bene la piazza. Già quando l'ho visto all'andata mi aveva detto che appunto l'ambizione eh, di fare playoff c'era. Vedendo l'atteggiamento della squadra ieri, era una squadra che i playoff li voleva, ha giocato per, per, vincere, per vincere la partita e poi vedremo anche l'intervista a Oldoni, è una squadra che sicuramente la, la voglia ce l'ha, poi chiaro, arriverà ai playoff con Pranaghese e Vertovese, il livello è altissimo. Livello altissimo ma molto equilibrato perché Casazza, ripetiamo, quel, quel, quella distanza di punti che ha da queste due formazioni li ha soprattutto per quei dieci partiti di sì, sì, esatto. è. Andata, che eh, che certo, era certo ancora invischiato. Non sono partiti anni. benissimo, eh. poi si è messo a posto, eh, cioè, sono anche usciti, meno, eh, le prime 5-6, anche meno. Sono usciti, Bentoglio è tornato a essere una punta importante dopo che si era perso un annetto e eh, Regonesi è tornato a essere giocatore, è, lì, è rimasto solo un Bellina dunque, beh, ed è Michael che è il più bravo secondo me. Devo eh, dire, se, eh, io l'anno scorso l'ho visto diverse, vo diverse volte, anche, anche le, le storie precedenti, se tu vedevi l'anno scorso giocare Regonesi... Bellina e Ventoglio. li vedi giocare adesso senza coprendogli il volto non li riconosci, sono tre giocatori totalmente diversi, questo penso che il merito vabbè dato a Oldoni che li ha letteralmente trasformati. Loro e la squadra stessa. Intervista a Casazza, abbiamo Oldoni, Oldoni sentiamo. Mister Oldoni, rigore di Michael Bellina alla fine, è arrivata una vittoria importantissima che ridà speranza alla vostra corsa ai playoff. Sì, eh, ci tenevamo a fare il risultato pieno anche perché dovevamo farlo e vedere cosa succedeva agli altri campi. Eh, abbiamo vinto eh, meritatamente, credo che alla fine ho contato 6 o 7 palle gol. È chiaro che contro queste squadre dove hanno delle grosse individualità, se non chiudi la partita non gliela butti dentro, infatti nel primo tempo abbiamo avuto due o tre palle, l'abbiamo abbiamo buttata dentro, eh, la prima mezza palla importante ci hanno fatto gol, poi sai diventa duro rincorrere. Siamo stati bravi a pareggiarla, eh, volevamo sta vittoria, ne abbiamo avute altre due o tre di Palleone al secondo tempo, ha rischiato solo su un tiro di sala ravvicinato e alla fine ci abbiamo creduto, l'abbiamo vinta meritatamente. E dagli altri campi sono arrivate buone notizie, adesso dovremo vincere l'ultima partita l'amine per avere la matematica dei playoff. Come ha detto giustamente lei, avete creato molto, avete spinto tanto, soprattutto sui filtranti di Regonesi e Michael Berlina, sui tagli di Bentoglio, avete creato molti problemi nella linea difensiva della panunghese. Sì, sapevamo che era una squadra con grossa individualità, ripeto, però poteva soffrire questi tipi di, di pallone e ci abbiamo provato, anche se è un po' il nostro DNA di, di, di giocare in questa maniera. Sono stati bravi ragazzi, perché non era facile. Siamo andati sotto, su un campo non in perfette condizioni, ma credo che abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, giocando anche con un'identità ben precisa, che credo che sia quella che ci ha fatto raggiungere questo obiettivo. Ecco, se domenica arriverà la vittoria. Ai playoff si rinnoverà il duello anche se si giocherà probabilmente a Lunga e con due soldi su tre i favore della Lunghese Sì, no, il nostro obiettivo è arrivare ai playoff, quindi adesso dobbiamo preparare bene la partita di domenica contro il Damine perché è una squadra che forse è andata per spacciata, ha vinto due partite di fila, credo che oggi abbia perso appena appena, non sono sicuro di questo risultato, quindi nessuno ti regala niente. Andremo lì. <coughs> Scusa. Andremo lì per provare a fare il risultato pieno, perché alla fine adesso dipende solo esclusivamente da noi. Quindi, questo qua è, la nostra, è stata la bravura di arrivare all'ultima giornata a giocarsi qualcosa di importante, che dipende solo e esclusivamente da noi. Poi, da lì vedremo se la pranunghese e prepareremo poi la partita di conseguenza. Questo è Oldoni, ovviamente domenica turno ancora di campionato eh, perché non siamo già, dobbiamo aspettare ancora una domenica prima di andare a verci i playoff ma poi seguiremo ovviamente anche le partite dei playoff, faremo ancora un paio di trasmissioni in più oltre a quelle del lunedì del campionato. Noi ci fermiamo, ora pubblicitario perché poi abbiamo, abbiamo tre forse partite di prima categoria, le immagini di Coppa, abbiamo tanto da commentare sulla, anche sulla prima categoria. Pubblicità! Questo per quanto riguarda la promozione, finora abbiamo parlato, adesso tanta prima categoria perché abbiamo tre partite, partiremo da eh, Chiuduno-Piancamuno, eh, è la partita che poteva decidere un po' i giochi, bella anche eh, Biano Baradello, di cui avremo servizio con l'intervista, ma Chiuduno-Piancamuno poteva decidere i giochi, Piancamuno sembrava un passo dai playoff, la sconfitta ieri. Insomma, mette in difficoltà la formazione Pianca C'è la possibilità che se il Biano vince la Coppa apre un posto in più nei playoff, dunque può rientrare anche la sesta. Ma adesso le speranze per Pianca sono difficili da rientrare. Tutto può succedere nell'ultima giornata. Ci sarà chiuduno Castellese. Il chiuduno non dovrebbe avere problemi con la Castellese. fatto che la vittoria ieri è chiuduno, ha fatto rientrare un chiuduno che sembrava un po' alla frutta. Andiamo a vederci eh, le immagini del, di questo. Non vedremo il gol su calcio di rigore, abbiamo le immagini un po' del secondo tempo dove praticamente Pianca Piancamuno in maglia gialla ha sbagliato il calcio di rigore, ha sbagliato un po' di occasioni anche il, su alcune ripartenze. va bene, chiudono con Bosis ha sbagliato dei gol ma soprattutto è stato tanto, tanto Piancamuno secondo me che ha gettato in un vento una, una grossa occasione bastava il pari la formazione di Peter Maggioni La storia del Piancamuno è stata molto, molto particolare, nel senso che nelle prime 9-10 partite la squadra viaggiava è stata anche a lungo al secondo posto poi di fatto ha avuto un blackout eh, durato quasi un girone, ha fatto tantissima fatica, ha fatto moltissime partite senza vincere. Qua si annullato per fare fuori gioco. E, e nel finale invece ho ripreso a macinare, eh, ho ripreso a fare punti. Sembrava mai a un passo da poter rientrare nella, nella zona playoff, come hai detto giustamente tu la sconfitta di ieri. È un, passo, è un passo falso in, in, importante anche perché il chiuduno sembrava in, in, in grosso calo. Era dal secondo posto, era addirittura... ma anche ieri si è visto un calo. Perché nel secondo tempo il chiuduno non è più riuscito a ripartire. A parte quei ormai, piancamuno tutto spostato in avanti. Questo è il calcio di eh, rigore, fallo di mano, decretato. Ma poi Castelnuovi a vattolo perché qualcuno non se l'è sentita, qualcun altro non se l'è sentita, cioè, c'è stata un po' qualcosina Piancamuno si è gettato un po' via secondo me la grossa progressività perché con un pari ieri Piancamuno 99 su 100 si faceva i playoff e eh poi sì, li tenevi dietro poi questa è un'altra squadra, un squadra che secondo me quando entra nei playoff che poi parta da dietro e deve andare a vincere fuori casa ma quando gioca con Scalvini davanti Enrico Bene che mancava ieri eccetera eccetera vai a affrontarlo tra Piancamuno sempre pericolosa. può andare a vincere sì. su qualsiasi eh, campo anche lei però ieri eh, se c'è trattamento. Poi fatto strano, espulso il guardaline della formazione del Chiuduno, quello lo stiamo vedendo, le prendiamo, c'è il cambio del guardaline, un guardaline che ha litigato con eh, Campa, il portiere del, del, del Piancamuno, proprio verso il novantesimo, l'abito ha visto il guardaline entrare sul terreno <ride> a dire qualcosa al giocatore eh, e gli ha detto si accomodi poi. Succede anche questo, fatto, fatto di colore. Sentiamo intervista lei a Peter Magioni per quanto riguarda questa partita. Allora, Peter, scontro da playoff, eh, quella fra eh, Chiudino e Pianca una bella cavalcata in questo girone di ritorno del Pianca 1 Mai si era ridosso si sognavano questi playoff e, e oggi si è perso con una squadra che insomma non si è dimostrata, secondo me, superiore al Pianca 1. Ma Allora, c'è da dire che siamo partiti abbastanza bene, è stata una partita difficile, l'abbiamo messa un po' male sul gioco, nel senso che cercavamo palle lunghe con Gazzoli e Bertagna, sicuramente non avevamo i centimetri che avevano loro. Però le occasioni le abbiamo avute, poi è nato questo rigore a inizio secondo tempo, qualche occasione l'abbiamo avuta ancora, non siamo stati lucidi e poi c'è stata anche la situazione del rigore, loro sicuramente potevano raddoppiare in un paio di ripartenze, però c'è da dire che il ramarico maggiore, anche perché vincere oggi voleva dire playoff matematici probabilmente. Il ramarico maggiore essere arrivati a questa partita con no. delle assenze pesanti. Esatto, che non dovevano esserci, che una settimana anche che non mi è piaciuta sotto l'aspetto degli allenamenti l'ho vista e alla fine si è pagato. Probabilmente qualche giocatore, non dico che fosse già pagato, però sicuramente qualcosina in più potevamo farlo, hai ragione tu. Anche perché sul piano del morale insomma, il Piancamuno arrivava bene, doveva dove arrivare bene, anzi si era di fronte a un chiuduno che stava pagando perché in questo segno intorno il chiuduno stava pagando Dazio e il Piancamuno era in salute. Noi effettivamente ci aspettavamo oggi che pk 1 portasse a casa questa partita, ma poi è vero che il pallone rotondo, due squadre a playoff, anche loro si giocavano la stagione, che ricordiamo che lui è partito con grossi favori e pronostici però... Non hai ragione beh, eh, torno a dire eh, io sono sempre dell'idea che quello che si vede nella settimana che precede la partita è quello che poi darai da sul campo. Eh, non mi è piaciuta questa pausa, la, pausa, la settimana della pausa, e questa settimana non mi sono piaciute, non sono state come le altre e alla fine è alla fine, giusto così, avevamo il destino nelle mani nostre, adesso rimane ancora sicuramente una possibilità, bisogna sperare che noi domenica si vinca e che il Bienno vinca la Coppa, però ecco non non mi piacerebbe entrare nei playoff così. Esatto, hai detto bene, il destino a. Anche avere... se, scusami, preferisco eh. il Bienno, cioè, non perché ci, ci libera un posto, perché sarei molto felice che il Bienno vada in promozione. Rientriamo in diretta, abbiamo sentito ovviamente il rammarico di Peter Magioni. c'è ancora una previa speranza, è eh? ovvio che bisogna battere il Celleron nel derby e non sarà facile perché il Celleron è un punto... Per assicurarsi la salvezza matematica deve farlo, perché per me non c'era la matematica. Perché può essere aggiunto la Valcavallina, non so se ci sono gli scontri diretti. Dunque Piancamuno deve fare un punto. Il va cavallina cioè, con l'accademia valseriana, dunque non me ne voglio in un'accademia ma va a Cavallino 99 su 100 farà i tre punti una cosa rapidissima che se è eh, davvero molto interessante la corsa playoff in questo zione è la, la corsa playout. è incredibile il ritmo i punti che hanno fatto nel ritorno Nembrese Nuova Cavallina e le altre se guardiamo la penultima ha 27 punti è davvero un ritmo per, per, per squadre che lottano per, per non retrocedere, davvero hanno, hanno tanti tanti punti soprattutto il rapporto all'andata perché all'andata erano tutte squadre che di punti ne avevano fatti molto pochi può succedere poi che se la capriolese che mi sembra non è una partita semplice la formazione della capriolese gioco col Bienno la capriolese dovesse perdere allora c'è la forbice il cielo praticamente in quel punto lì sarebbe salvo comunque anche se perdesse il 35 la, anche la nuova cavallina vincendo domenica e perdendo la capriolese si staccherebbe Grazie, grazie alla Forbice, altrimenti l'Embresi è Valcarepio, è un'Embresi che sarà ospite qua a Clujone del Baradello, dunque si giocano ancora eh, grosse cose. Poi, per quanto riguarda la zona playoff, è ovvio che incide tanto la faccenda la finale di Coppa, perché a questo punto, come per la seconda categoria, la finale di Coppa sarà il 3. E il 4 sapremo chi andrà a fare i playoff, perché se il Bienno vince la coppa, il Bienno viene fuori dai playoff e rientra la sesta. Sì, come ho detto. Questo è un po' l'assurdo. Eh. come ho detto prima appunto fuori onda, è incredibile che eh, si facciano delle finali di coppa il mercoledì e il giovedì. E la domenica iniziano i playoff. Una squadra che eh, vince la Coppa ed è nei playoff, i playoff non li fa più, libera un posto. E la squadra che gioca i playoff lo sa il venerdì e la domenica deve scendere in campo. Francamente mi sembra davvero incredibile. Poi la domenica, magari, non so, il Montorfo non si aspetta che arrivi questa, invece la domenica si ritrova sì, là. È una Sì, cosa... <ride> vabbè, quello cambia. Cambia tanto poco, però, fatto così, si poteva magari giocare la settimana. La settimana prima, durante la settimana, ai finali di Coppa prima dell'ultima giornata. Gli anni scorsi è sempre stata prima dell'ultima giornata, non, non so il motivo per, per cui hanno deciso di cambiare quest'anno. Andiamo a vederci in invece il servizio, dai, su Bieno-Baradello, il 3-0 secco del Baradello che non perdeva da un po' di giornata. l'ha perso contro il Bieno, ma un Baradello, una formazione, per me che oggi sta cominciando a risparmiare la squadra per quanto riguarda i play-off. Vediamo. Devo dire che... Gli obiettivi iniziali della stagione erano sicuramente questi: una squadra che è cresciuta man mano, e... anzi, c'era qualcuno che aveva paura di non potersi neanche salvare in questo, in questo campionato, invece, è stato un campionato che non abbiamo mai avuto flessioni, anche quando abbiamo perso una partita ci siamo sempre ripresi la domenica dopo e in più devo dire che la squadra è cresciuta, ha preso consapevolezza dei propri mezzi, è un gruppo di ragazzi eccezionali e fino adesso una stagione indimenticabile sicuramente, sia per noi, per la società e per, per tutto quello che concerne. mi ha fatto una settimana dispendiosa però, ricca di, 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 di grandi soddisfazioni con la... Con l'accesso alla finale di Coppa e questa vittoria col Baradella, che era una partita che temevo specialmente. Per il discorso dei playoff invece è stata interpretata veramente, veramente bene. È un momento che la squadra mi piace, mi piace molto. sto bene in campo, riesce a essere anche pericolosa, anche se poteva fare qualcosa in più sicuramente al primo tempo. Però no, abbiamo un'ottima quadratura quindi bene, molto bene. Adesso ci concentreremo su questa finale del 3 maggio e visto che abbiamo acquisito matematicamente l'accesso ai playoff off e se andrà male questa partita cercheremo di, di, di metterci tutto il nostro impegno per, per disputare al meglio i playoff, off però sono due obiettivi importanti, chiaramente preferirei non fare i playoff e vincere la Coppa sicuramente faccio un appello a tutta la comunità di Bienno chi può vedere, e anche la Valle Camonica che vuole venire a sostenere la squadra sicuramente gli darà una mano ai ragazzi abbiamo bisogno del pubblico perché è una partita estremamente difficile contro il Cantù San Paolo che sappiamo è una squadra Veramente forte, però in questo momento siamo una squadra forte anche noi, difficile da, da affrontare sicuramente per qualsiasi avversario, quindi anche per loro non sarà facile. I play-off è... di sicuro penso che ci sia il fatto che giocheremo fuori casa, visto che come posizione siamo quarti e quindi matematicamente quarti, forse non so se abbiamo ancora la possibilità di arrivare terzi però siamo matematicamente quarti e quindi eh, giocheremo fuori casa sia il Baradello che il Rovato sono due squadre sicuramente eh, importanti il Baradello visto oggi magari mi aspettavo qualcosa in più però è una squadra tosta, ha lasciato riposare anche qualche giocatore quindi eh, devo dire che... Poi sono partite secche, quindi per noi tra l'altro che siamo a posizione dietro dove bisogna vincere entro i 90 minuti. Beh, questo per quanto riguarda il campionato, ha detto bene dopo la possibilità che se batte la Capriolese in guaiandola, però lui fa il suo e Baradello non vince con la Nembrese Addirittura arriva terzo il Bieno, si giocherebbe in casa e poi si va a affrontare il Montorfa. Insomma, questo dobbiamo aspettare l'uno di prossimo per vedere i giri che ci saranno per quanto riguarda i playoff e anche la salvezza. Faso che ieri ha vinto 3-0, ma soprattutto gli auguriamo, e queste sono le immagini, grazie a Felix, della vittoria Locate. Ricordiamo se l'ha vinto 2-0 in casa contro Locate per la formazione del Bieno. dunque eh, aveva messo una grossa ipoteca, se poi vai giù e riesci a trovare il gol, guarda caso, come avevamo detto, squadra bella, tecnica locata, anche Roby nell'intervista eh, lo dice, è una squadra che ha avuto ancora un paio di occasioni, però sul piano fisico ho pagato, cross dentro, colpo di testa come l'ha andata, il secondo gol, altro colpo di testa, perché fisicamente sono sì, distante il 2-0 dell'andata se fai un gol gli altri a passare devono farne 4 eh, diventa davvero, davvero dura perché, perché poi sono, se, sono obbligati a, a sbilanzarsi e tu negli spazi fai, fai questo come abbiamo appena visto adesso il, il secondo gol è ovvio che qua c'era tanta pubblica locata del Bienno e speriamo gli auguriamo ci sarà sicuramente il Pullman che andrà a seguire questa partita a Trezzo eh, sul campo della Tritium fra eh, eh, Scantù e, e, e Bienno Bienno in salute Scantù in salute due anni fa era in Serie D la Famosa formazione del Cantù eh, che militava in Serie D, poi è fallita, è salta in aria, adesso però sta ritornando. Dunque una finale aperta perché il Bienno con i 12, 13 giocatori, cioè gli 11 turnali più i 2 o 3, per me se la può giocare tranquillamente, lo sta, vede lo sta facendo vedere anche il campionato. E ricordiamo che per me eh, Roby Veringhiera ha già vinto una coppa di promozione, potrebbe portare a casa anche la Coppa di Prima Categoria, questa volta con Bienno, a salire in promozione, poi quello che succederà eh, si vedrà. Altre immagini sono quello di. Sellero cenata perché poi avremo anche la Coppa del Rovetta da eh, vedere. Sellero cenata. Il Sellero pensava di aver messo a posto tutti i giochi battendo il Cenate 2-0. Cellero che nelle ultime tre giornate aveva fatto 9 punti. Se non sbaglio, la formazione del Sellero, ma invece ne ha fatti anche gli altri dietro i punti. E dunque deve cercare di fare punticino a pianca 1. Di cellulo, termi. campo di Serra è il <ride> sì, campioncinale non è male come definizione, penso che, che calzi a pennello a vedere, a vedere, a vedere il terreno. Campo l'aria che poi a Sella c'è sempre? Il posto più brutto sono andato a giocare è questo che? Ma neanche quando giocavo. Mi ricordo che andavamo a giocare a Castrezzato al Ghiacamp, che lì ha. Cioè, al di là che una volta i campi erano tanti in terra battuta, Ma anche San Pancrazio, sì. Carpenedolo, terra battuta. Carpenedolo addirittura lì ha che passavi da sta strettoio tutti lì da un'altra ghia dal boom e la persona è, è vero vede la partita e oggi stato, mamma mia però è, è a Seller una volta era così una volta andavi a Seller a giocare quando faceva l'eccellenza la promozione ma io li farei e, era un guaio andare a Seller c'era un guai non gioca era... promozione eccellenza dovrebbe avere tutti in campo decoroso che mia bello però decoroso dai e anche a Seller è anche un po' difficile mantenerlo fra ghiaccio, non ghiaccio, eccetera, eccetera. Io l'ho capito però, così le proprie... Cioè, io sono stato sotto i quattro volte, ma la polizia tira un vento ogni tanto, però il campo è o normale. Perché... Quello lì era Odelli, no? quello che abbiamo visto sbagliare il calcio di rigore, perché quello che ha fatto è ha disfatto la stagione, anzi più fatto è che ha disfatto la stagione del Cellero perché lui comunque in doppia cifra, la grande, è arrivato Odelli, 21 gol. 21 gol per uno che non ha una punta una seconda punta sono stati tanti poi fa, faccio le il che faccio fa integrare anche la categoria che vuol dire che, che se punti a far bene è da prendere subito questo Gian Andrea è uno di quei giocatori che L'eccellenza occhi oh, chiusi lo poteva fare, non so, i Messi, no, quei giocatori. Però si è perso tanti anni. Quest'anno ha fatto qualcosa in più, ha fatto l'Odelli la situazione. Vada, io, se dovessi... Hai visto il calcio di rigore come l'ha sbagliato e poi ha fatto il... i due gol. Hai visto Ma io do... gol. Io ti dico la verità: a me chi, chi, chi sgode su... su... <ride> un me, per qualche scommessa, me i faressi eh, perché piace. oggi, oggi, tu boh, io, boh, io sono più predisposto a certo. Mi piace il giocatore fatto, però mi piace anche il giocatore che. Che magari poi a dicembre mandi via, eh, se non ti va. Cioè, eh, se hai una struttura forte, puoi farlo, se certo. hai un qualcosa in più, se hai un valore aggiunto, puoi farlo. Poi anche lui, 27-28 anni, avrà dei 26-27 anni. Dunque un'età che adesso, secondo me, è qualcosa in più può essere che sia eh, maturato. Anzi, Ma non ha fatto bene a Valca Monica quest'anno. Ma per me Le è sufficiente, Valcamonico non ha fatto bene, Le è sufficiente, però ha giocato anche in 26 posizioni. E però secondo me... fare il portiere poi poteva un, un giocatore che... Boh, non lo so. È un altro di quei giocatori che per me... O lo fai giocare in mezzo al campo e gli fai fare anche l'interno a tre o anche il regista, o se no e gli dai l'impostazione, se no diventa difficile. Sì, ha cambiato più, non voglio trovare scusa le Grenzi, no, no. però ha cambiato più esterno avanti, poi dietro, poi centrocampista basso, poi eccetera. Sì, sì. Invece, come dici te, per me Michele Grenzi ha una qualità, al massimo può fare due ruoli. Sì, sì, e in quei due ruoli lì sa essere importante. Poi sappiamo che è un giocatore che dà il 100%, oh, calza bravo bene. Ragazzi, eccetera, calcia bene. È un altro che secondo me da. Sono quei, che, come hai detto, quei giocatori che prende volentieri e questo Odelli, che non sono Vacca Monica, poi dalla Vacca sì, sì. lontano, ma è un altro di quelle belle scommesse perché, come calcia questo, le punizioni eccetera, ma anche come sa giocare a pallone. E infatti, è vero che il Cellero, per fortuna, è rientrato lui e ha fatto tre vittorie consecutive grazie ai suoi doppiette, altrimenti diventava difficile la faccenda. Questa è la prima categoria, ricordiamoci, torneremo sopra, ma a quanto riguarda abbiamo le immagini del, del Rovetta che ha perso 1-0. È stata una battaglia. Sì, eh, diciamo che eh, l'ho vista rispetto alla partita d'andata in cui il, il Rovetta ha, di fatto ha dominato, è stata una partita molto più equilibrata. Eh, chiaramente. La, 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 la Ringraziamo il ragazzo che ci ha fatto le immagini. Sì, ecco, mm. c'è Mattia Fornoni che è il ragazzo di, di Rovetta che cura il sito e ogni tanto fa anche le immagini, le immagini della Rovetta. È un e monito anche per altre società che magari non sono mai come l'Averto Vespa che ci garantiscono le immagini, ma con dei ragazzi volenterosi. Noi sicuramente le mandiamo. Non, no? sì, grazie a lui, appunto, possiamo avere le immagini della partita di ritorno. Appunto, come ha detto, è stata una partita equilibrata: eh, primo tempo con qualche occasione in più da parte del Bresso, poi nella ripresa è arrivato il, il vantaggio loro il Rovetta ha, ha avuto possibilità di, di rimanere con l'uomo in più per l'espulsione le, del centrale difensivo del, del Brescio e poi di fatto la linea è poi stata congelata eh, nonostante la sua proprietà numerica il Rovetta ha cercato soprattutto di contenere e di fatto ha riuscito quasi più nulla fino, fino alla fine sì perché poi Rovetta in finale con in finale contro... con la Barona si giocherà oh. il 4 maggio a Trezzano Rosa a Milano Atrezzano Rosa, dunque si va tutti verso trezzo, trezzo, trezzano. È ovvio, sono i campi neutri, vicini a 40 km da uno, e dall'altro posto. Quando arrivano queste eh, formazioni, perché dopo, quando subisci l'1-0, poi non è, Tu dici, vabbè, abbiamo controllato la partita, poi non è sempre, è sempre. Gli altri cominciano a avere la voglia, tu cominci a avere la pallone sì. che scotta. Devo dire, in condizioni diverse, eh, dopo il rosso, eh, e quindi il, il fatto, eh, dopo la possibilità di giocare 1 contro 10, questo è il, il, il gol del resso. Penso che in Rovetta questa partita non l'avrebbe persa, però sai, ti giochi comunque una finale, c'è tensione in campo e anche se giocavano con loro in più hanno preferito rimanere coperti e quando resti coperto con loro che spingono di fatto l'episodio poi va in ogni momento, quindi c'è stata tensione di fatto fino alla fine. Complimenti anche a Rovetta perché ricordiamo, il Bresso è una di quelle squadre che ha stradominato il suo campionato, lui è già salito di categoria. Sì, è vero, però secondo me rispetto alle valli, Bergamaschi e Bresciane, le squadre di città... In generale hanno sempre qualcosa o qualcosina meno E lo confermo anche eh, Locate visto... bien, lo bien, lo conferma Sì esatto, è, esatto le, queste, partite, queste partite lo dimostrano Sono squadre che tecnicamente eh, Sono anche valide però sul piano dell'aggressività Sul piano del rito hanno qualcosa in meno eh, Secondo me in un girone su Questa squadra farebbe metà classifica, non di più. Settimana importante perché poi è arrivato il risultato della robetta che rientra in zona playoff. Beh sì, tre zone, devo dire che sono stati assolutamente straordinari. Prima appunto la qualificazione alla finale di Coppa, che è un risultato mai raggiunto prima ed è incredibile. E poi appunto, devo dire, questo è quasi a sorpresa perché si è vinto a Selvino, perdevano 1-0... A cinque minuti alla fine la ribaltata, e soprattutto il Gorlago ha preso col Tribolina Quindi adesso il Rovetta è salito quinto. Quindi, oltre ad essere in finale di coppa, ha anche la, la possibilità concreta vinceranno i domenica di andare ai playoff. Forse non è la a te, ma se vince la coppa Rovetta vuol dire salire in prima categoria, cosa succede? Si sì. fa la prima categoria. Ovviamente ho detto più volte: chiaramente sono in società, perché, ma mi occupo chiaramente della scuola calcio. Non della prima squadra. Quindi non devo. Ma un po' sentirai. Però esattamente, beve. chiaramente sento, se ne parla. Eh, è chiaro che non, non, non si stravolgerà nel senso che perché non c'è la possibilità economica di costruire una squadra importante si cercherà di salire Però con, non si con i giovani non si rinuncia assolutamente alla categoria si salirà con, con i giovani si cercherà di fare qualche inesto importante per potersi, per potersi da giocare ripeto si arriva esatto infatti stiamo dicendo tocchiamo ferro prima, diciamo, prima bisogna arrivarci e poi comunque assunte quelle cose che diciamo e che andremo avanti e diremo ancora per qualche lunedì sperando ovviamente che arrivi la, la vittoria di coppa per la terza categoria abbiamo detto mentre siamo Villa Villadogna è salito ieri è salita anche la Gandinese matematicamente per la forbice fa favore dopo aver conquistato la qualificazione, la qualificazione matematica in seconda per la forbice ha vinto il campionato come hai detto giustamente tu la Gandinese eh, ha messo anche lei la forbice è salita anche lei domenica se vedi donna Gandinese sarà una festa sorta per, di, eh. di un'amichevole di lusso festa per tutti magari giocheranno con tre palloni festa. <ride> faranno festa magari prima della eh, partita e io ringrazio Andrea Mortolotti eh, grazie per a voi dell'invito poi ci vediamo perché ci lei. Seguiremo i playoff, ci vediamo di sicuro. Eh, sicuramente saranno partite belle da eh, seguire, interessanti come è stato tutto il campionato. Nel frattempo ringraziamo anche la per le immagini Grazie. della stagione. Stefano, noi Grazie a voi. ci vediamo lunedì prossimo, ancora con il campionato che si sta giocando. Sarà l'ultima giornata dall'eccellenza alla eh, terza categoria, invece la Serie D osserverà un turno in più, ma lì entrano in gioco i playoff e i playoff per le nostre squadre, che saranno speriamo saranno tante eh, quest'anno. Grazie a tutti quanti che hanno lavorato dietro Torre quinte, l'appuntamento lunedì prossimo sempre alle 20.10, ciao, buona serata.